ci dovrei essere. Sì. Ok, buonasera a tutti, ragazzi. Come state? Tutto a posto? Scusate per l'attesa. Ciao Silvia, buonasera. Ciao Andre. Ciao Luca. Ciao Andrea, quell'altro. C'ho due Andrea, mi scordo sempre di Andrea Gamer che è Bresciani, lo dice Bresciani, faccio prima, se no. Allora, prima di tutto mangiamo, perché se no ho startato presto la live. Bresciani, ciao Pisa, buonasera. Bresciani, tu ci stai per sapere, per aiutarmi sulla moderazione? O chi c'è, cioè, o Andrea. Ho startato prestissimo stasera perché domattina mi alzo presto. Ok. Sono già nella radio, vabbè. Ok. Ho cambiato anche scheda grafica, quindi Sto gatto è merda. ce deve avere meno problemi, spero. 6 giga, da 4 giga a 6 giga di scheda grafica ho compreso adesso. Oh Gatto è merda. yeah. Matteo. Oh, Nimitz, buonasera. Ah, Ti sei perso un gatto e graffia. vabbè. Dov'è il gattino? Niente, è morto. Samuele l'ha schiacciato con la macchina. Mi dissocio. Mi dissocio, mi dissocio. Salva. Oh. Umberto, sì, ma Torre Matteo, Rossa. Oh, sì, Torre tipo Grossa. Torre, il fratello, Fratello di Michael, Torre salve. Grossa, il minore. Sì, piacere, Michael. No, maggiore, veramente. Maggiore o minore? Maggiore, maggiore. Uguale. È uguale. Veramente siamo nati nello stesso. Siamo gemelli, però. Sì. Vabbè. Ma lei è Buonasera, il io me... gemello intelligente o il gemello stupido? Bella domanda. Io intanto Torre Grossa, intanto che ci penso, io mi presento. Sono l'ispettore O'Connor, coordinatore del reparto stradale. Piacere, ispettore. Grazie. Piacere tutto mio. Benissimo, Nimitz, tu vai via, vai a cena, dove vai? No, devo aspettare la moglie che dobbiamo comprare casa. Bene, ok. Invece questo di qui, l'allievo me lo prendo io? Va bene, Io veramente tra un dai. po' volevo, Oh dovevo andare a pausa a cena, yeah. Grazie che però mo volevo stare un state, po' all'ufficio. ragazzi, Infatti avevo che Andre e aspetto, Andrea. perché si tratta di 10 minuti circa, quindi Senti, non ti so se ne chiamo vale la Samuele, pena. vai in pattuglia con Samuele Napoletano, va. Ah, vabbè, dai, voglio da quello, dai. Samu! Comunque, commissario, non ho Avanti. trovato né Scusa, taser né scusa, palette. scusa, scusa. Da sentire, vieni un po' a prendere il capo, va, l'ispettore. Comunque, Torre Grossa, mi dispiace Va bene, per tuo fratello. sì, Per quello che gli è successo. Mi purtroppo dispiace questo lavoro veramente porta tanto. questo. Capita con questo Spero lavoro. che dopo quello che è successo in famiglia sia andato tutto bene, diciamo. Eh sì, Parte. purtroppo è una cosa che avanti, commissario. comunque Ti farò sconvolge, segnarla quindi mentre no, siamo certo, ci all'orlo del mancherebbe, la casco. perdita di un fratello poi, diciamo, in queste situazioni abbastanza gravi, diciamo, anche per Certo. noi. Ci è dispiaciuto veramente tanto che abbiamo perso veramente un ottimo collega. Spero che tu prenda il suo posto come lui, diciamo, effettuava il suo lavoro. Sono qui per questo, guardi, per Benissimo. Vi continuare dove ha portate dietro lasciato il lui. coordinatore, voi due, forza. Benissimo. Va bene, inizio, vado con Rosetti e Con niente, una quell'altro che non Valerana. so il nome va via. E E Messina. Messina. Salve, Matteo! salve Rosetti. Indipendente! Oh! Salve! E questo? Che ha fatto? Ha bevuto da già? Eh sì. Sentite, fare uno screzio a Michele anche col Volvo. Vai, Messina? io vado dietro, ho capito. Io sono il più grande, vado dietro. Messina, dove sei? Sono qua, sono qua, sono qua, che è successo? Che Tieni, mi sa, dica. questa è la medaglia al valore del gatto, è una zampa di gatto di Grazie, grazie, grazie! circa. Ma l'ha ammazzato pure il No, padrone! ah, sì, non mi dire niente, Rosetti, non mi dire Rosetti, niente! can Non ho capito bene. che canale siamo noi? Porta Niente, maggiore? porta maggiore. Ok, ah, vi dico subito, io c'ho la GoPro attiva, eh. Matteo, bravo. Amone, consiglio che devo più un po' d'acqua. Va bene, ispettore, non si preoccupi, avremo un comportamento degno di nota, non si preoccupi.
non cede. Ma io sinceramente Messina volevo venire in pattuglia con te, sei veramente simpatico. Ma senti, lo senti, non mi lascia, aspetta, fammi un botto. Allora, apri il portapagai, però. Non fare l'offesa. Dove intendente, non faccia l'offesa. Lo sportello chiuda. Lo sportello. Rosetti, sali. Rosetta, salga, no, stop guy. Oh, che bello, mi si rivede il cellulare. 3 giorni non ci ho avuto il cellulare così, ho cancellato le cache, ho disinstallato File M, tanto non funzionava. Adesso sera il partito. Sono veramente contento, ti ho scritto su di... Ah, ok, ragazzi, voi... Chi ci rimane sono contento, chi mi aiuta nella chat. Dopo semmai, ragazzi, se ci avete da fare, tranquilli, Ok, ma abbandonate? No, stiamo qua, aspetto, guardate qua che è successo. Un attimo, stavo guardando il cellulare che l'ho comprato nuovo, ho preso il Samsung S20. Un Samsung? 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 S20. Non è buono Samsung. No? No, faccio. Ed è magna, ci serve. Dica, allora che succede? Ci serve il pompiere, dobbiamo portare questo pompiere. Perché pompiere? Perché? Vero che il veicolo c'ha le batterie, ha perso il liquido. Lo so, ha perso il liquido e le batterie ha perso. Ma non va d'acqua? No, dentro c'ha il liquido, c'ha un gel. Non è corrosivo come una volta che si utilizzava, diciamo. Vediamo no, l'acido e l'acqua, però. Vediamo, stavolta va gel, può... quindi. Se stai Bresciani, ti aspetto in servizio quando poi. E allora comincio a giocare un po' più spesso. Sti giorni è stata un disastro. Ma che stai facendo lì? Sei morto. Perfetto. Messina, io voglio che tu mi chiami o Matteo o Connor. No, aspetto, io sono un collega come te. Vettura, prendete Ferri, va. Come lo vediamo pure Ferri? Siamo in gente. No, Matteo con Ferri. Perché c'è dell'acqua non filtrata in questura, scusate. Non abbiamo fortuna. Vabbè, Sì, no. Ho l'acqua che c'è sta qui dentro. Mi sento male. Ma fammi capire, ma te che ti ha messo a fatica andare la polizia? Merkel? Non lo so, io. Messina, tu rimani qui, aspetti i pompieri. Rosetti, tu mi accompagni. In quest'ora e vado con Ferri, dai. Sì. Quindi siamo due pattuglie, io vado. Ma non vuoi provare una nuova Volkswagen? Amate? No, l'ho visto. L'ho vista, è... Quella è più per, diciamo, per il Colosseo, per il centro storico di Roma. Poi sto troppo alto, quindi non ci posso andare. Ciao, Rosetti. Ciao. Niente, stasera sono tutti matti i colleghi, ragazzi. Quale nuovo Volkswagen? Ciao, Mario! L'app, mi sembra di aver visto, intravisto l'app, la Volkswagen app sulle foto. Ah, Matteo. Come no, posso far vedere? Oh, Nimitz, dimmi. Ma che sta a fare? Oh. Vai con sto scemo. Ferri, io sto al reportage, vedi un po' che fa per me. Ah. Vabbè, mi stavo difendendo dei miei cugini. Sta per diventare zio. Auguri. Avrini ci dai 2 gemelli. Quindi in servizio te si vedrà poco? No, ci sto sempre io. Li porto qua al lavoro, li leggo l'acqua filtrata andrebbe nella macchinetta in realtà, non. Ma fatti gli affari tuoi, ci verrà il tecnico della macchinetta. E certo, sì, ci verrà. Io prendere la Volkswagen app, vi prego. No, tu. Vedere. Aspetta, la voglio vedere. La voglio vedere anch'io. Vieni qua. Ferri. Matteo, app, La fai vedere il reportage. No. La devi far vedere il sì, reportage. Sì, no, fermo, prendila e usciamo un attimo in pattuglia con quella, dai. Bravo, non Matteo. Si può prendere, non funzionano i lampeggianti. Vabbè, ma li spalettiamo. No. Vabbè, comunque fammela vedere un attimo, sono curioso. È elettrica. Qui, è elettrica pure. Per pausa cena. No. Arrivederci. Vediamo, se dopo si torna. Dai, facciamo un ovviamente ci questa. Madonna, dai, aspetta, fammi mettere dietro il sedile. Tra. Mattina alle 10, che sto struzzo. Allora. Zara 2 siamo, facciamo spugna. No, come Zara? Volante 11. È per fa... No, io posso entrare in volante 11, mi sa. Sì, vai, volante 11. La volante...
Nimitz. E non mi fanno parlare. Ma hanno spostato il semaforo. Ma cazzo, spiega il povero Dyson, dai. No, no, ma hai visto? Guarda, e non mi fanno parlare. Ma... guarda. Ma sto semaforo è normale? È normale sto semaforo di fronte? Ma certo che è normale, per quelli che vengono giù dal ponte, Ferri, no. Ma che hai bevuto? No, ma è proprio qua, di... no, è davanti a me. Ah, questo, mi sono accorto. Una macchina decente. Oh, ah, non mi sono accorto adesso, ma è okay, certo, ma per quando usciamo da questura, no? Allora, mi raccomando, devi spalettare. Oh, ma... mi fai comunicare radio? Azzitti, sta muriga, sta zitto, fammi comunicare radio. Ma corre, eh? E non mi fa parlare. Mi fai comunicare? E non mi fa comunicare. Poi finisce la batteria e ti attacchi alla... Vabbè, quando ci avete tempo, la volante 11 esce da quest'ora con due operatori a bordo su Volkswagen App. Oh, Matteo, ma quanto corre? Va piano, va piano. La voglio provare un po'. Ah, dobbiamo... facciamo benzina. Già benzina, vabbè, sì. La porta maggiore tra di nuova burocrazia, abbiamo finito in piazza Roma. No, vabbè, Matteo, è stupenda. Gira benissimo. Continua a potere. No, vabbè, faccia, è una stupendezza sta macchina. Va piano. Ma si carica qua questa, giusto? Sì. Non ho mai caricato. Ma che ne so? Devo scendere. Oh. Ma io che ne so, io guido tutti i diesel, io. Ho capito, ma questa è la seconda macchina di taxi. Scendi un attimo. Mi tocca scendere la memoria, tu. Sì, perché dopo benzina, c'è benzina. Sì. Benzina, fammi mettere la paletta dentro. Ciao Ricky, grazie del follow. Benvenuto. Non mi fanno... stasera sono tutti matti stasera. Io rientro in servizio, ieri ci ho avuto da fare. Rientro in servizio e sono tutti matti. No, per ricaricarlo, ma non so come funziona. Era attaccata la spina, c'è la spina là di qui davanti. C'è la spina. No, c'è la spina di qui davanti sul simbolo da Volkswagen. Attacchi la presa e funziona. No, no, il cavo è lungo. Oh, come si carica? Qua. Perché ce l'avevo in collega così stasera? Allora, Ferri, davanti sul simbolo da Volkswagen c'è l'attacco della presa. Ma dove vai? Dai, attacca, prendi il cavo. Non vorrei che funziona la benzina quando è la... Ascolta, andiamo via, adesso per... No, mi sta venendo il dubbio, scusami un attimo. Se giusto vado qui... Ah, ecco perché, è la benzina. È la benzina, no, elettrica allora. È la truffa. Nimitz, ho scoperto che la Volkswagen App è elettrica, ma si carica... Mario, ti volevo scrivere in privato, visto ieri sera l'Atalanta, cioè, partito, se avevamo perso ieri sera... abbiamo chiamato un divino per questa cosa dei taxi. Dovevamo, cioè, era meritata ieri sera, se la perdevamo. L'Atalanta ha fatto un partitone. Dai, cioè, almeno io, se tu lo pensi... Certo che non ha molto... Diversamente... qua, nell'elettrica. Però, 2-2. Ma è stupenda sta auto. No, ma non posso mettere neanche il mercurio. Mi dice che devo essere in un veicolo di emergenza. Perché questa va dentro i centri storici. Questa va pianissimo. Dai, la faccia del pianissimo, guarda qua. E dissocio, mi dissocio. Non ci sentono, non ci sentono quando facciamo gli inseguimenti. Ma le sirene non c'hanno. Il tettino, è rotto i tasti del tettino. No, se non sono lampeggianti, ma credo non male. Dovete scendere entrambi. No, mi sa benzina è messo, Mario. Però è carina, se sei ci sta. Oh, non fa rumore, incredibile. Sinceramente mi sono messo a... dopo a giocare a FIFA con... sono andato dagli amici miei. Ho preso una pizza, Questa non è una macchina Ci sono messo a giocare a FIFA 20. Però no. A fine primo tempo. Ma te? Che vuoi? È mica elettrica la macchina qua a destra. Ma che quella è in serie 5, che è elettrica? Appunto, la dobbiamo fermare. Cioè, è vero. Spaletta. È vero. Buonasera. Io, spaletta, fanno avvicinare. Accosti. Ehi. Accosti a sulla destra, per piacere. Sì, mi faccio accostare, però. Com'è la procedura che mi sono scordato io questi due giorni? È una multa e sequestro. Come multa e sequestro? Aspetta. Vai tu. Nimitz. Avanti. Oggi c'è la deroga che possono circolare solamente le macchine elettriche in città. La procedura è multa e sequestro? Affermativo. Chiamala. 1200 euro e 5000. E il sequestro dura 3 ore.
Ah, buonasera. Allora, guarda, potrebbe spengere cortesemente il veicolo? Sì, sì, certo. E scendere anche, anche scendere per piacere, grazie. Allora, le informo che... lo so. Ok, però la informo che purtroppo non possiamo chiudere gli occhi in quanto c'è una legge proprio stipulata da, dal sindaco di Roma e la macchina viene sequestrata per 3 ore e più c'è una multa. Beh, mettiamoci un attimo nel marciapiede. Ok. Allora, sì, la multa da main block notice e... Sì. Ok, dimmi quant'è. Ma ne facciamo solo 1200 al signore, il minimo. 1200, benissimo. Chiama... Sì, chiama l'Aishin. Allora, se mi dai i documenti... Certo. Così almeno li segno. Segno... Con il portafoglio. Prego, prego, ci mancherebbe. Signor Leo, una macchina elettrica? Ok. No, vabbè, in caso chiama un suo amico con un elettrico oppure prende una bicicletta. Sì, più o meno sì. Mario. È troppo forte, il Sergio è veramente fortissimo, l'Atalanta. Allora, signor Manuele Loria. Allora, adesso vi faccio... Infatti, ogni tanto c'ho la matita che non funziona. Ok. La penna che non funziona. Pronti. 1200. Ma non c'è, ma non c'è, io faccio 1500, io faccio 1500, guida pericolosa, yeah. Allora, se gentilmente mi fa una firma qui, mi fa, aspetti che gli passo la penna, ciao Brizzo, ok. Perfetto. Ok, sì. Ok, grazie mille, gentilissimo. Mi raccomando, la prossima volta si ricordi che la domenica assolutamente vietato circolare sulle strade con macchine a motore o diesel o benzina. Solamente, solamente elettrica. Va bene? Chiudo la macchina e le do le chiavi. Sì. Ok. Arrivederci. Grazie mille, gentilissimo, scusi. Collega, là non mi chiama. Ma porta maggiore, dai, sì, abbiamo parlato, abbiamo detto che... Come non c'è? Vabbè, la portiamo noi, dai. La portiamo noi, sì. Ci pensi... Ah, Emanuele... Aspetta, vabbè, la sblocco io. Sei chiusa. La sblocco io. Ascolta, Emanuele Loria, tanto dopo riprendiamo il numero della targa anche. Sì, sì. Data di nascita, tutto quanto, 3 ore, la multa l'ho fatta, 1500. Vuoi guidare tu? No, spero, io guidare io, voglio provare. Guida tu, guida, da me che mi frega. Voglio correre un po'. Questa qua come corre? Ma che corri, che corri? Ti buco le gomme, muovile. È un M5, dai, corri. So che è un M5. Vai, faccio in versione. Ma no, aspetta. Io questa lei che fa le sirene, fa Nino. Fa io Nino, via. Ho capito. Mannaggia da Ferri che mi fa piaste macchine che. Non va. Ma dove va? Va piano! Comunque il rumore è elettrica, sinceramente. Boh, vabbè. Ma quanto è bellino. Allora, porta maggiore, concessionario pulito. Comunque sto semaforo davanti, sinceramente, non so che... Tu o io? No, no, fai tu, io so no, ispettore. No, no, l'app, eh? No, l'app è a posto. No. No, come no? Che cavolo. Guida l'app. No, 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 pensavo che era buggato. Ok. No, ci hanno messo... per te, Federica, questo. Sì, lo posso, guarda, Mario. Per il momento basta. Sinceramente non capisco come mai c'è quel semaforo in mezzo, ma vabbè, avranno pensato giustamente una cosa. Briz, da parecchio che non ci parliamo. Sì, è cambiato parecchie cose, l'esterno della questura. Ah,
Matteo, vieni la porta maggiore contro la... Vengo qua, vengo qua. Devo cedere io l'auto elettrica. Che c'è? Che c'è? Allora, devo cedere la macchina con cui sono venuto oggi, molto elettrica. Elettrica, che dici? Ah 5000 watt, questo è un po', no? Cioè, certo. Elettrica, eh? Sì, no, c'è la modalità ibrida. Se ci ricarico il cellulare. Ecco l'unica parte elettrica che c'ha qua da fare. E allora, da questo quanto ci vuole per fare il rapporto? Eh? Da questi quanti anni ci vuole? Ferri Matteo. Ferri, tu sei stato un Ferri una settimana, quindi allora, mi posso permettere. In ordinanza. Firmo operatore, metto solo il mio, perché Matteo. No, scherzo. Te tolgo il cappellino e te faccio andare in giro senza cappello. No. Cioè, lui si toglie i pantaloni, non dice niente, toglie il cappello. No, non ho sentito cosa hai detto, c'era la radio. Cioè, se devi togliere. Mi dissocio. Un cacchio. Però se ti tolgo il cappellino ti incazzi. Come si scrive O'Connor? O'Connor, rapporto fatto. O'Connor. O corner. No, Brizzo, oh, mi segui. Oh, grazie, Mario, che mi osti. Brizzo, no, è da parecchio, infatti. Che... Allora, no, sto prendendo. Tutto a posto? Oh, okay. No, oddio, aspetta, comunque hanno cambiato un sacco di cose, hanno cambiato tutto l'esterno della questura, più o meno hanno aggiunto due o tre cose che adesso non te sto a linkare perché mi sembra di aver letto c'è una bella lista, più o meno. Sembra un po' di Torino. Aspetta che appena ti arrivano i tuoi cuginetti, va? Sì, ma non so se mi hai sentito. Ormai la macchina è di tutti, salutami il Marirozzo. Sì, cioè... Oh, oh! Oh, Nimitz, Nimitz. Dimmi. Ti saluta, mi è arrivato un messaggio, ti ha salutato moglie. A mia moglie, oh, vieni, amore mio. Detto un perugino, te l'ho detto io. Dove è andato? Ahia. Aspetta che adesso devo fare un test di un'auto. Ferri, dai, prendi una macchina della volante. Io. Sì, sì, guidi tu, guidi tu. Leon. Prendiamo la Leon. Anzi, no, non salire, non salire, aspetta. No, non salgo, non salgo, no, aspetta. Hai già fatto il film. Hai capito? Riforniamo. Rifornisco. Oh, che bello. Mi è ritornato il cellulare. Il maggiore lungomare pulito. Intanto bevo un bel caffè. C'è avuto forte, È bella macchina, Nimi? Elettrica. No, l'app Federica è della volante. Sì, però esiste una. Tu sei stradale. È della polizia più bella. Puoi andare più avanti? Sì. Non più addietro, più avanti. Ehi, qua però. In realtà l'app che però si carica a benzina non si sa perché. In teoria ci sarebbe anche la BMW 3. I3. Aspetta che metto Mercurio. La volante 11 esce da quest'ora con due operatori a bordo su Seat Leon, servizio cittadino. Vorrei aggiungere che la app non ha neanche il mercurio. C'è qualche problema negli occhi tu? Antonio. Ferri. Eh? Tu c'hai problemi negli occhi? Ma quando mai? Vabbè. Sto facendo 60 battiti fissi. Tu? 55. Vedi? Vedi che sei tu? Non sono io. Guida tu che ancora? Me. Io sì, ti vedo male. Sicuro? Mi sa che cioè, guido io. Mi vedo. Mi sa che guido io. Sì, prova, però cioè io sto andando tranquillissimo, eh. Cioè io non vedo niente, cioè vedo che vado fluidissimo con i miei occhi. Ferri. Avanti. Allora questa non la macchina di un carabiniere. Che successo? No, la cosa bella che oggi si vantava di aver detto di aver fatto delle multe. Sì, della macchina elettrica, no, e noi potremmo andare in giro tranquillamente con la macchina. Questo è il karma. Dei servizi. Messina, è tornato l'otto dolce metà, vieni a prenderlo, va. Arrivo! Bimbo! Sto currendo a tutte!
Allora, Ferri, dai, dove andiamo? Dove ci dirigiamo? Ferri. Ferri. Salve. Sì, che bella macchina. Buonasera. Senta, dove... Ma da quando la finanza la stilo? Eh? Da quando la finanza la stilo? Ma io che ne so. Ma mi fai le domande, io ne so niente. Allora sei cattivo. Sì, sono cattivo, dai. Te faccio scendere, No! Dai, comunica al radio che andiamo verso il Fausto e Furio, facciamo un piccolo controllo che su... siamo, 11? Sì. Volante 11, si porta in zona concessionaria per dei controlli. Che professionalità. Signore e signori, la Beta Como con la borsa con l'altra Messina esce di vettura per servizio cittadino. Era il volante che volevano fare. Era il collega che laggava, perché io sto andando abbastanza decente, sto andando... Beh, consiglio a Mario che sono le 8.50, siamo 27 giocatori. Per un controllo all'intaccamento. Consiglio, io ho attaccato presto perché alle più o meno alle 11 stacco, 10 e mezza 11. Lei dica. È una brava persona. Grazie. Non è vero, era una burda. Guarda, perché stiamo in servizio, se stavamo per staccare te lasciavo di qui. No. No! Guarda una cosa, hai visto che hanno aggiunto i cosi gialli, no? Questi qua. Sì, il meccanico dell'elettrauto. L'elettrauto ha aggiunto. Sì, guarda, faccio la tinina. Io mi dissocio col collega che stasera secondo me ha bevuto. Tina. Ma Ferri, non è che ha bevuto. Non andrei e no. La Giulietta, va. Andiamo con la Giulietta, come sta? Eh? Già siamo con la Giulietta, già sapevo che me l'avrebbe detto. Ma San Lorenzo, hai visto che ci sono le frecce? A bordo, servizio cittadino, buono vanto. Io mi occuperò di mettere le frecce, di dove devi girare. Ah, mi hai detto troppo tardi, vabbè. Se mi dici scusa, come fai a mettere le frecce tu da mi parte che mi vieni sopra quando guido? Vabbè, mi dà fastidio. Basta. No, mi dà fastidio. Il controllo posto e furio, no? Sì. Dalla 11 il controllo posto e furio è risultato positivo. Al Covid, diciamo. No, potresti scherzo. Alzare un pochino il volume. Quale? Del gioco o il mio? Aspetta un attimo, un secondo. E non si può. Assurdo. Aspetta un attimo, un secondo. Io non voglio aspettare. Destra o sinistra che metto? Destra, andiamo a destra. Destra, ho messo la freccia. Sì, però mi sali davanti, mi dà fastidio. Vabbè, fa niente. No, ce l'ho pure di qua, me lo sono fatto. Dove? Dai, non salì che suoni il clacson, mannaggia da te. Devo mettere le frecce. Ma non puoi mettere frecce, sì tu. Guarda, prova a mettere la freccia a sinistra. Fatto. Vedi, botti col gomito sopra il volante, è da sta fermo. Ah, non fa niente. Non le mettere le frecce. Che tolgo la freccia, ecco fatto. Ma allora sei strunz. Aspetta, metto le quattro frecce, queste qua sono al centro. Queste sono al centro, beh, almeno queste. Scusa, adesso le quattro frecce che almeno non sappiamo dove girare. Dobbiamo andare, destra, sinistra, no, andiamo a fare un giretto al concessionario e poi torniamo per di là. Va buenas. Del gioco, ok. Bene. Avanti. Ok. Mi sa che il tassista l'ho affittato bene. Meno male, non la devi prendere bene, la devi prendere male. Federica, stasera c'ho Kobraski che ha bevuto leggermente. Mi mette le frecce, mi sali sul volante. Aro stai che muovo vengo in gulariera. Ecco. No, passiamo al distaccamento. Non abbiamo perso, diciamo, volevo vedere se mi stai seguendo. Ecco, un'altra volta. Ma no, di nuovo la freccia. Siamo destra. Basta! Ferri, non puoi mettere frecce quando guido io, perché mi fai sbandare, no? Basta, veloce a 120 e i penalty. Ok. Ti ho bussato pure il clacson. Lei è spietato, come faccio a dire? Grazie. Oh, Ferri, Abbiamo agente Puretti per i servizi. È arrivato Puretti. Agente, scusate. No, Puretti. In arrivo l'auto che ti verrà a prendere. Chi? Puretti è arrivato. No, chi è Vapia? Ah, boh, non noi, credo. Vabbè.
Re. Ma leggermente seri ci potremmo stare oppure... Sì, signore. Ok. Sì, signore. Vabbè, mi sta bene. E non mettere frecce. Oh. Ferri, se tu marbotti una volta col gomito... Vabbè, fermi più per il culo. Se tu marbotti una volta col gomito... Scendi, te faccio fa una nota, te faccio fare un richiamo, sì, perché metti le frecce e mi tocchi il volante mentre guido. Sali, muoversi, ti do tempo 3 secondi, te do 1, 2 e 3, ecco, e sali. Io mi dissocio. Quello stavo per dire anch'io. No, io mi dissocio da te, non ci vuoi niente che fa. Io mi dissocio dalla volante. Bella la Seat, eh? Dove andiamo? In tu chi? Sei... Senz'altro andiamo a pattugliare, ma io, visto che sono reparto stradale, tu sei volante. Non so... Tu dovresti essere più esperto di me, visto che sta sempre in città. Import-export. Dai, comunica al radio. Dalla 11 ci portiamo a fare un controllo, zona import. Ferri, pigia sul tettino i... Non ti ho detto il volante. Pigia sul tettino i pulsantini per attivare i lampeggianti fissi. Ok, a posto. Fa... La porta maggiore si fa la postura per tornare a bordo, servizio cittadino, 1.90. Come sta? Mi sono messo in ufficio pure io e... Fate volante 11, forse. Ma siamo noi volante 11. Peccato, è occupata, mi dispiace, come sta? Ma Messina. Muoviti. E vai, è partito l'allarme. Ragazzi, purtroppo non mi riesco a leggere perché... Che vuoi? Matteo, ci volevano sfrattare dalla volante 11. A te ti vogliono sfrattare, mica a me. No. Quante Tesla. Ah, io... quella è una Tesla lì dietro? Io... Sì, tutte Tesla. Io vorrei capire una cosa, no, Ferri? Quante belle, quante Tesla. Ma questi per parcheggiare dentro le macchine. Cioè... L'ho fatto pure io una volta. Sì, ma... Smontano... Per il prato. Qui mi piace Tesla. Smontano sempre i pali o... No, fanno il giro per il prato. Rettifico, Zara, andiamo in ospedale. Fanno il giro, ok, fanno il giro, vabbè. Però lo sanno, e anche tu lo sai, che questi qui sono pali che... no, questi qui non sono quelli che vanno a terra, che vanno a scomparsa. Questi. Esatto. Comunque l'import è pulito. Comunicato. Bravo. Quando dico positivo mi è da pensare che qualcuno faccia la battutina al Covid, non so perché. Perché dire positivo, sai? Mi dissocio. Mi disassocio. Ah, io ho finito... Ho portato via la borsa termica col pranzo e la cena, ma ho finito i panini, mi sa che... La moglie non mi ha preparato niente. Tieni, da un panino di stamattina. Dammi panino. Di stamattina, eh? E la prezzo è pulita. Ah, che è? Al Matteo. Anzi, al San Daniele del Friuli. È un bel prosciutto. Prosciutto cotto o crudo? Tutte metà e metà. Un poco cotto e un poco crudo. Così, tanto per mania. Sì, sì. Vabbè. Oh yeah. Ciao Jacopo, grazie che mi osti. Allora ragazzi, io purtroppo non vi riesco a leggere. Se scrivete non vi riesco a leggere. Mi dovete scusare. Ma te fai F1, fammi vedere se c'è il concessionario. Tu mi hai scritto alle 8.53, vabbè. Ma che? Sono lette di pollo? Guarda un attimo, non c'è. No, c'è il taxi, no, non c'è. Ma questo era questo. Sì, hanno messo anche le frecce, Brizzo. Stiamo arrivando, può uscire un attimo fuori? Ma il questore, a quest'ora, in questura per una questione? Che succede? Arriviamo? Guarda Ferri, me ne pentirò, ma mettimi la freccia a destra.
Oh, dico, se ci mangi sopra questo, no, eh. Fatto. Ma che sono? Vedi, dopo fai suonare le macchine dietro, Ferri. Posso toglierla? E toglila. Fatto. Fatti, mia. Ma Ferri, Ferri, mi fai fare quella, sta fermo, basta. Te. Tu me ma questo dove va? Oh, oh, oh. Ferri. Ma si chiama l'inseguimento di una Tesla, colorazione nero, altezza, centro impieghi. Direzione questura. Tesla nera. Siamo noi. Tesla nera 5 porte comunica. Passaggio col semaforo rosso, è una Tesla 5 porte. Direzione curva, girato. L'ho presa larga. Direzione commissariato, l'abbiamo persa, non la vediamo. No, andiamo come andiamo persa. Eh? Altro che metto l'S2. Controlliamo verso curva, sarà 2. Controllate i garage. Viene non attiva le sirene neanche i lampeggianti. Non attivate né sirene né lampeggianti, solo paletta. Solo paletta per fare così. Buonasera a tutti, sovrintendente Amistadana in servizio. Guardate a destra. Ciao bella. Ciao. Ma chi è questo? Ciao. Che Tesla era? Sinceramente non conosco i modelli dei Tesla, comunque è una Tesla nera 5 porte, a parte sta... Ma chi è quello radio che ha detto ciao bella? Gallardo. È nuovo? Mm-hmm. Ex della penitenziaria. Controllato in zona, non può essere andata lontana. Ma quanti sono? Ovviamente si sarà messo nei vicoletti. Tre pattuglie a cercarlo. Sì, affermativo, controlliamo nei vicoli. Vai a vedere pure tu. Nei vicoli. Capì? Degli spari non da, da poligono all'armeria. Potrebbero essere delle persone all'interno. Per sicurezza controlliamo noi della controlliamo. Trovate voi copiato. Sì. I vigili ti stanno chiudendo? Fermo! Fermati un attimo. Sembrano spari violenti, arriviamo anche noi in supporto. Copiato. Vai, vai, lascia stare. Scusate, dammi la mia macchina perché io qua 7 non mi ci ritrovo. Non fanno niente di che, stanno soltanto dei spari all'armeria. No, infatti ci stiamo allenando anche noi. Controlliamo un'altra cosa, abbiamo un'altra macchina. Ah, 159 vuoi? Sì, voglio sentire anche un attimo. Vai, guido io. Dai, ti prego, fammi guidare un po'. Sì, che almeno non mi metti le frecce. Grazie. Ragazzi, che macchina prendiamo? Ma allora ti piace la primi? Che macchina volete che prendo? Gli piace allora l'app, sono usciti con la Volkswagen app. Sì, già. Aspetta Ferri, sì, sento un attimo dal reportage. Gratitudine Oh, questa è la mia macchina, ragazzi. Niente, e Ferri stasera farà tutto le cose sue. Niente, vabbè, prendi questo. No, era... Cioè, cosa avevi detto? Bravo, no. 159 tu. Cosa no, avevi no, scelto? Questo. La nene... No. No, la Bravo, ma c'è la Punto non c'è dentro non il magazzino. C'è, no. No ragazzi, la Renegade Luca non la posso prendere che è servizio prevenzione. Ho visto che stiamo tornando. La Renegade purtroppo è servizio prevenzione, non la possiamo prendere. La Punto l'hanno rimessa diciamo in magazzino. E per il momento non ce l'abbiamo. Ricky, non ti ho scritto prima, ho dovuto aspettare 10 minuti prima di scrivere perché mi ha appena frullato, ma apprezzo il tuo gesto che sono... No, siamo qui al posto per il controllo. Mi ero appena frullato, ma apprezzo il gesto che sono rimasto. Ah, grazie Ricky. Grazie Ricky. Pochi cittadini oggi, 34.000 persone, poca roba. Beh, ma è anche estate, c'è da dire. Molti saranno in vacanza. Sì, più o meno sì. Beh, sì, ci sta, 34.000, sono pure tanti in questo 34.000 cittadini ci sta, dai.
Sì, sì, ma poi sto periodo sono pure tanti, secondo me. Di qui tanto in periferia ci sarà meno gente, diciamo, di qui in periferia. Devo controllare qua col faro di ricerca. Controlla qua col faro di ricerca. Ops, ok. Sembra di non esserci nessuno. Dai. Togli sto faro. Provami a fare tutto. Ah, oh, niente. Un veicolo elettrico. Un veicolo elettrico. Cosa fare tu? Bravo. No, niente, vogliamo andare in questura perché ho problemi di pancia. Sì, sì, e prendi un veicolo elettrico. Dobbiamo rispettare l'ambiente. E infatti, signor commissario, dobbiamo rispettare, sennò qua moriamo tutti. Vero, signor Rotondo? Messina, mi hai chiamato? No, dicevo che dobbiamo rispettare anche noi, giusto? Si dovrebbe rispettare, comunque noi delle forze dell'ordine abbiamo... Cioè, no, noi possiamo prendere tutte le macchine che vogliamo, sia elettriche, benzina o diesel. Io direi di prendere l'asilo, poi fate voi. Basta. Sì, va bene, ci basta. Comunque, la radio è solamente per comunicazioni urgenti. Mi sa che è scappata quell'auto, eh? Penso proprio di sì, secondo me ormai... Spazzi? No, niente. Secondo me è arrivata a Orte, secondo me. Ma veramente? Da Roma è arrivata a Orte, sicuramente. No, in Sardegna, Iglesia. No, Orte sta dopo a Salì Ferri. Ma che è sto posto? Ma Porto in Sardegna? Porto Pulito, dalla Porta Maggiore. È una biblioteca. Non l'ho mai visto. È una biblioteca, credo. Schlumbergsachs. Ma che stiamo in Germania? Questo cos'è? Giulietta. È finito il sondaggio. Il sondaggio è terminato. Vai, adesso un po' la ma prendiamo ma subito. Allora, ragazzi, fare così velocemente. Però che c'è una testa. Dopo prendiamo un attimo la Giulietta. Perché? Perché la 159 è il reparto volante. La Giulietta invece è anche il reparto stradale. Dai, quindi... Vabbè, giusto. Quindi, tu sei la stradale, io della volante. Perché quindi... siamo libero, oh, no? Ecco. Cioè, come i menticci cani, no? Beh, tra un po', adesso non subito, se no è presa adesso la macchina. Vabbè, poi andiamo a fare cambialicci. Vabbè, sì. Dai, diventiamo dei metici, no? Tu sì, dai, metici. Io volante. Dalmata, dai. Esatto, sentiamo metici, vai. Comunque sto semaforo non vedo l'utilità, voglio chiamare sì, un attimo il sindaco e so chiamo quelli. Noi, forse per noi. Ma no, perché noi se toccoci in un'emergenza. Anche se credo che abbia problemi, vabbè, non ne prendiamo una nuova, ma non si sa cosa è successo con quella. Ho utilizzato Nimitz. Magari ci hanno mangiato, Di solito Nimitz mangia sempre pasta e fagioli, quindi non conviene prenderla. Esatto. Poi questa corre pure, quindi. La fai tu i lampeggianti? Certo, faccio io i lampeggianti, certo. Io sono il capo pattuglia. Lo so, sono sempre abituato io a farli perché altri non li fanno, no? Quindi. Check pattuglie in questo momento. A San Lorenzo operativa. Zona 2 operativa. Porta Maggiore operativa, zona Grove Street. Adesso controlliamo anche nei dintorni. Ciao Gigino. Agenti di Nimitz, se mi permetto. Agenti delle stradali. Sovrintendente Avisterano operativa. Agente Francesco Messina operativo. Sovrintendente Samuele Rosetti operativo. Devo dirlo pure io che sto a fianco. Più Nimitz, più io. Esatto. Nimitz, quindi possiamo fare anche una pattuglia stradale volendo, no? Sì, siamo già io a Serrano. Ah, va bene. Va bene, manite moglie non ci metto. Tra manite moglie sì, non metto. Prendi anche Samuele al massimo. No, no, Nimitz, non avevo capito che tu stavi... No, fai una cosa, fai tu Samuele, Ferri e quello che con... E Ferri? Sì, io siamo con una Volkswagen Up e io e il mio collega amico Galardo. Maronna mia, tengo quella cotola ricchioni. Mi dissocio di quello che ha detto Nimitz. Grazie. L'unità K9 la mettete? No. Mi sembra di no. No. Quindi con chi sono? Dobbiamo andare in questura? Scherza una volta. Aspetta che comunico un attimo.
Boh, vado in questura. Rosetti, quando puoi torna in questura. Va bene, sta arrivando in questura. Ah, non è vero, perché ora sono quello della volante e non posso usare la Giulietta. Perché è un'ibrida, no? La puoi usare? La puoi utilizzare, certo. Però no, è brutto delle cose da stradale quando non c'è nessuno nella stradale a bordo. No, poi prima c'era solamente per la finanza. Non so neanche chi è il mio partner. Sai che vado a vedere. E attento. Interrogativo per l'inseguimento di prima alla Tesla nera, vi siete presi la targa? Negativo, ma andava troppo veloce. Ricevuto. Sì, secondo me era abbastanza... era bello, sì. Niente, ogni tanto c'è l'allarme che parte, giustamente. Abbiamo appena fermato una Tesla nera, non si ricorda nemmeno gli abiti del conducente. Vado. Gli abiti erano una maglia nera, una polo. Messina, ci sono due sovrintendenti, quindi dici anche il nome e il cognome. Oh, spento, ho usato il ventilatore. Siamo no. 52. Salve. Ehi, colle. Ah, un change. Oh. Porta maggiore. Porta maggiore, è lavoro. Oh, ma una volta che becco la benzina, qua si va a risparmio. Ora scende? A 52 esce di pattuglia, due operatori a bordo, servizio 110. Dai, ricerco 52. Un attimo. Ecco. GG. Diavolo ha fatto pure una live su YouTube. Sì, no, quello mi sembra di ricordarmi più o meno. Chi è questo? Gigino? Gigino o Mimmo? Siamo all'inseguimento di una Tesla direzione Fausto e Furio. Sta già pubblicizzare. 52 converge. Dai. Gigi non si muove con quel tubo, con quella pompa. Abbiamo fermato. Avete bisogno di supporto interrogativo? Penso proprio sì. Ripetere l'ultima informazione. Di supporto, tranquilli, l'abbiamo fermato. Massimo di supporto, un altro 100.000. No, pensavo che non l'avevo fermato, pensavo che c'avevano l'app, quindi... Sì, Brizzo, hanno messo anche una pompa di benzina dentro la questura, quindi... Poi adesso non ci abbiamo anche la benzina. No, gratis purtroppo, ma... Però la almeno... La 2 ore e 12. Almeno non tocca più partire, andare su altri punti, altri benzinai a metà benzina. Cosa mi dici, Matteo? Tutto bene. Se lei è in bodycam, vero? Sì. C'è da far imparare ai colleghi, soprattutto a Messina, che praticamente quando si scherza una volta e non si continua per 20 minuti. Consiglia che Ferri prima mi metteva le frecce. A 52. Cioè io perché guidavo 52, scordaci un secondo, va, che ho 100.000 euro in contanti, non vorrei che mi rapinassero. Me metteva per scherzo ogni tanto le frecce, quindi quando mi passava davanti mi suonava il clacson. Cioè se questi no, aspetta, arriviamo da 52. Cioè quello l'hanno fermato con l'app e noi con la 7, noi siamo, vabbè. Aspetta. Civico 601. Se voglio capire. Ma dove? Commissario, lei è in questura interrogativa? No, sono andato un attimo con mia moglie a fare una cosa, dimmi. Se mi serviva in questura, ma non è un problema. Ma Rosetti, mi scende... Messina, c'è da contattare di vita, che abbiamo trovato un'altra auto abbandonata dei tali. Lo faccia, perché io già le ho chiamate prima, non le voglio richiamare nuovamente. Sì, le chiamo io. Ma questa non si può portare via da noi, no? Domanda, No, il discorso è che adesso non voglio perdermi 30 minuti di portarla ai taxi, perché oggi è la 300esima che la troviamo.
sarà la quarta che troviamo abbandonata in mezzo alla strada. Ho parlato con... siamo andati a parlare io e Messina dai taxi per dire senti, non è possibile che te mi lasci per strada. Ma lui negava tutto, adesso dobbiamo chiamare. Sì. Vabbè, chiamo. Mi appoggio un attimo di chiudere la macchina, mi appoggio. Nimitz, tanto aspetto. Non riusciamo a prendermi, dobbiamo chiamare la divinità, tocca chiamare. Come mi ha portato via. Visto che magari sono io quello che non ne capisce, no? Ma se un civile mi dice non mi scazzo cazzo, mentre gli dico mi si metta la cintura, è oltraggio. Perfetto, la ringrazio. Ho questa oggi la 300ª che troviamo qua abbandonato, senza motivo. Ma togli, grazie. Ciao Emma. Ciao Emma. Stiamo, andiamo. Arrivo. Donna, sento che senti? Fettine di pollo impanate. Stavi dicendo su Kobrowski? Su Ferri prima. Io perché io sto guidando le frecce la sulla 7 sì. Leon. Non ho capito come mai, ma l'hanno montate sulla destra del volante. Di solito stanno a sinistra la manopolina delle frecce, no? La levetta sta sulla sinistra, sulla 7 avanti. No. Scusami. Ah, senti un po'. Chi dei due sovrintendenti? Ho detto Rossetti. Sarebbe Rossetti, va bene, comunque avanti. Vabbè, può venire in questura gentilmente? Va bene, arrivo. E dicevo Ferri. Mi metteva le frecce, però mettendomi le frecce mi metteva il gomito sul volante, quindi mi faceva fare così, ogni tanto. Sì. E dopo all'ultimo mi ha messo un attimo la freccia perché io non la mettevo per volta destra e ho sbandato leggermente. Come ha fatto a sbandare? Perché mi è salito, cioè col gomito mi ha buttato il volante e ho perso un attimo il controllo. Tutto bene? Sì. Pobrowski, io ci sono andato tante volte in pattuglia. No, è bravo. Siamo, è bravissimo. Brezzo, non so se mi hai sentito prima, ti domandavo se era tutto a posto, che era parecchio, non ti vedo di qui sulla live. Di solito eri uno dei primi che ci stava sempre. Però quanto è brutto le strade di vicino. Guarda che fa passare, guarda la strada. E lui fa marci indietro. Sentiamo un po' Messina che vuole. Messina! Dimmi, mi hai chiamato. Può venire un attimo visto che levo l'altro grado? Anche lei se può, ispettore. Ci mancherebbe. No, chiedo scusa, solo che mi sto ambientando, ispettore. Va tranquillo, dimmi tutto. Comunque c'è questo signore che era in divieto di sosta e stava dormendo sul marciapiede. L'abbiamo fatto andare, gli stavamo facendo notare che doveva mettersi la cintura e accendere i fari. È andato via dicendo non mi scasso cazzo. Ma? Cosa? Ma? Sovrintendente? Sovrintendente? Ma? Vabbè, aspetta. Ma avete... sì? Ragazzi, c'è stata la donna di polizia, ha dato lo straccio per terra? Dai un attimo. Salve. Beh, arrivo Messina, arrivo. Arrivo io. Antilli? Nei suoi pensieri. Buonasera Antilli. Tu sei uno che segue abbastanza la legge, no?
Io se una persona la legge, mi... la legge. No, era i pompieri, Andre. Esatto, se un civile viene vicino a un poliziotto e mi dice non mi scasso o bip. Innanzitutto è maleducazione, prima di tutto. Esatto. Secondo è anche, diciamo, anche un me, po' di oltraggio. Un pochino di oltraggio, Chi è questo il signore? Purtroppo vi devo dire che non posso assistere il reato. No, più che altro è maleducazione, basta. Più che altro. Ah, e lei per maleducazione? Maleducazione. Silenzio. Maleducazione, no. Sì. Maleducazione, non ho detto altre cose. Sì, però il reato non sussiste. No, è solamente maleducazione, allora, e mancanza di rispetto. Allora io per... vorrei uscire da questa cella con immediata. Come cazzo si dice, insomma? Vuoi uscire mo? Muovete. Ah, c'è. Prima che mi incazzo. Allora, no, con calma. Tra l'altro, allora, mi avete perquisito, calma. Mi avete lasciato la pistola. Sì, sì, molta calma. Ah, pure. Allora, signore, io innanzitutto la facciamo uscire. Però, innanzitutto, modo dei termini. Primo. Avete 5 minuti. Altrimenti, vi faccio proprio radiare da tutte le società. I due operatori che mi hanno portato qua dentro. Allora, ragazzi, io lo faccio uscire. Adesso apro la cella. E chiaritevi tra di voi. Ah, tra l'altro la Tesla la rivoglio lì. Anzi, quella davanti alla questura. E la pagate voi la multa. Allora, dicevamo. Avete 5 minuti. Dicevamo. Sì, mi sa che ninja. Sì, sì. Dicevamo. Lo so, Messi, mi segno. Comunque, sì, una pistola. Sì, Allora. Cosa ha fatto il signore? Allora, prego, signore, esca. Dormendo. L'abbiamo svegliato. È aperta, venga. Sta andando via. Abbiamo detto di mettersi la cintura e di accendere i fari. E mettere un muscazzo, cazzo. Allora, più che altro maleducazione e mancanza di rispetto. Dopodiché, allora, come l'ho detto prima, stavo parlando con l'assistente vocale Tesla. Se c'avevo i finestrini chiusi. Sì, Va bene, buona perché giornata, l'assistente vocale Tesla. Sì, sì, ragazzi, accompagnate il signore e ridategli tutto il materiale che gli avete preso. Noi abbiamo preso assolutamente niente. Che è questa gente in questura? Lasci perdere, commissario, perché poi ormai possiamo essere mandati a fanculo pure la. Ma te sto morendo. Come stai morendo? Da dove? È metagame questo, non posso fare. Mi serve supporto mio? No, assolutamente non è meglio che non viene lei. Si vede. Fammi sapere a me. Ma... chiamate un attimo il 118 che sì, chiamo capire. Io un attimo. Entrato in questura arriva la penuzione. Antigli è entrato in questura ed è svenuto. Maronna. Vabbè. Guardi zuccheri. Gallardo, vieni. 118 qui è polizia di stato. Avanti. Collega? Mi servirebbe di corsa un'ambulanza, oppure un'automedica alla questura, c'è un collega che è svenuto. Si sa perché è svenuto? Non so il motivo, è svenuto davanti ai miei occhi. Copiato, mandiamo un'automedica e non... Sì, abbastanza velocemente che adesso gli sento il battito e dal battito deduco che è abbastanza irregolare. Sono in questura, lasciate perdere. E il fiato è abbastanza... Stiamo arrivando. Ok, grazie mille, ascolto la vostra frequenza radio. Doc, prendo un tirocinante e lo porto con me. No, vieni da solo. Ricevuto. Rosetti? Sì. Avanti? Hai chiamato qualcuno, sbaglio? Sì, dopo ti voglio parlare io. Ok. Rosetti è svenuto. Antigli, Rosetti è svenuto. Rosetti? C'è il battito cardiaco. Un po' d'acqua, che facciamo? Aspetta, Sta arrivando. Lasciamo gli aria, teniamo aperto un attimo le porte. Teniamo aperto le porte. In questura? Svenuto Rosetti. Teniamo aperte le porte. Eccoci. Facciamo passare un poco d'aria, ci venuto il collega. Venga. Dove, giù? No, è qua, come c'è? È di qui. Non lo vedo. È un attimo. No, non lo vedo. Antilio, prendo un braccio lei, lo portiamo. Portiamolo fuori. Mi deve rianimare. Non lo vedo, sennò. Io sì, lo vedo, levatevi. Ah, lo vedi, Allora, dottori, già mi sono permesso io ho sentito il battito e il respiro. Grazie, ho fatto bene. Non so il motivo, io penso un calo dei zuccheri qualcosa, non so perché.
Ok, ma come vediamo avanti? Mi date l'acqua, per favore, mi date l'acqua. C'è sete? Le ho dato io. Che avanti? Mi può dire il suo numero fortunato, per favore? 40. Bisogna di fare un check-in a qualche seguimento esplorazione. No, no, perfetto. Ok, possiamo. Grazie mille, dottore. Arrivederci, ragazzi. Buon lavoro. Gentilissimi, buona serata e buon lavoro. Tutto a posto? Perché ci avevano chiamati? Niente, c'era un signore, quello della Tesla, che ha mandato a quel paese Messina e niente di che. Non è oltraggio a pubblico ufficiale, più che altro maleducazione e non rispetto delle forze dell'ordine. Ok. Vabbè, Dilli! Andiamo, via. Allora, dove andiamo? Noi possiamo andare. Per fortuna siete il capo pattuglia. No, noi possiamo andare in autostrada, no? O rimaniamo in città? No, rimaniamo un attimo in città. No, niente, rimaniamo in città. Rimaniamo. Come sta andando il lavoro? Bene, bene. Questo è il primo questo che è il primo lavoro, il secondo lavoro abbastanza bene. Che il secondo lavoro ti fai delle scorpacciate le magnate, dai. Sì. Ah, ok, Brizzo, scusa se te leggo da Brizzo, scusami. Ah, beh, ti preoccupa. No, Andrea, più che altro non c'è il reato. Cioè, se entro la vita reale tu mi avevi bestemmiato, allora sì. Diciamo che è vietato bestemmiare davanti a una forza dell'ordine. È proibito. Quindi allora a quel punto sì, ci poteva stare la denuncia anche. Però Antilli, che è Bob, lui legge un po' più de leggi, diciamo, e ma ho dedotto anch'io che non è a fine. Ti piace dove hanno messo la finanza? Non lo so, dove. Ah, qua. Stai facendo te? Ah, ecco perché no, non erano più in servizio, stavano a fare un trasferimento. Se sono voluti riprendere perché si vede che la vecchia non gli piaceva, l'hanno messo col molcino. Sì, alla fine ecco perché non erano più in servizio queste due settimane, stanno a fare il trasferimento dei documenti, tutto quanto. Anche se qua non è tutto completo. Ok. Vedi che non si può entrare. No, si può entrare? No, non si può entrare. Non lo so. Qua è bello, fatto bene, qua non capisco. È un po'. Ah sì, vedi, c'hanno il garage sotterraneo. Vabbè. Avrei un attimo capito che l'entrata, un attimo, scusa. Ne ho con curiosità mia. Sì, intanto ti comunico in radio. Qui alla porta maggiore riprende il servizio, in città due operatori a bordo. Sì, sì. Certo. Hai sentito il radio? Sì, sì. Mettiamo la cinta. Ah, molto più bella rispetto a prima. Il municipio? Sta sopra? Il municipio? Da canto stava. Ah. Concessionario non c'hanno mai lavorato. Matteo, puoi guidarti che adesso sono un attimo impegnato con le nani? Bene. C'è la parmigiana. Dove l'hai presa la parmigiana? Sul porta oggetti? Sì. Vabbè, ti sarti bene, io c'ho i panini. C'è la parmigiana, vabbè. Anzi, andiamo dritti, dai. Oh, che culo, anche verde.
Andiamo a fare un giretto sulla periferia di qui sopra di Roma. Sì, sì. Comunque a Parmigiano a Strano va bene. Vabbè, che faccio? Dico che no? Beh, insomma. Vabbè, tanto tu stai in servizio fino a notte tarda, quindi va bene. Oggi dico che non ho rifatto la spanna. Pensavo peggio. Domani pomeriggio ci sei. Beata te. Io domani invece no, domani pomeriggio no. Io solamente la sera bresciani ci so. No, io solamente la sera. Non ci riesco. A meno che vado via presto la mattina e il pomeriggio, non lo so, tipo mercoledì devo andare. Mercoledì veramente devo andare a zona Viterbo. Quindi, mangia piano, soffice, non va bene mangiare parmigiana dentro la macchina. Comunque, tipo mercoledì bresciano, io c'ho andato a zona Viterbo, Nepi, a scaricarlo, ho fatto 3-4 consegne e parto la mattina alle 6 e il pomeriggio probabilmente sto a casa, fa finta, non è detta, però fortunatamente dopo questo Covid ancora ci abbiamo il lavoro. Più che altro a fine mese, ma adesso mi sono messo anche al trasloco di casa, quindi se ho mezza giornata libera la sfrutto per sistemare di qui dove abito. Per portare via intanto la roba su quell'altra casa. Ecco, questa maniera parmigiana. Io bianco, io sapete, due prese la parmigiana dentro la maglia. Scusa, che ha portato via il frigorifero oggi? Dentro al Volvo? Sì! Ah, ecco, pareva un caso. Ma la parmigiana come è di che? Non posso dire quella parola perché è bannabile su Twitch. Dell'ortaggio quello che comincia per F. È la stessa cosa? Rosetti? Vabbè Rosetti, quando Bianco, quando ci sta anche in chat, che parmigiana sta mangiando? Dei gobbi, le melanzane? Cioè Castora è un po' pesa, eh? Beh, te tu almeno sei giovane, digerisci bene. Se la mangi a stora non dormo tutta la notte. Eccomi. Ma la parmigiana di che? Le melanzane e le gobbi? Melanzane. Pomodoro e tanta mozzarella sopra? Pomodoro, mozzarella, tutto. Tutto? Faccio. No, effetto. Sì, però non mi sporca la macchina, eh. Se no si può pagare la Coca-Cola, no, cazzo. Ma fai capire, oggi c'è un camper invece che il Volvo. Niente, stasera... Ci hanno comunicato qualcosa? No, no, no. Ma Andor, mi ha messo la paura, non ho visto più la chat.
Parcheggio un attimo sulla destra e attivo il mercurio. Tutti con questa Tesla. Tutti con questa Tesla. Ah, oggi è domenica, la domenica andiamo in giro con macchine elettriche. Secondo il decreto nuovo di... Allora, vado dal comune e dico vorrei una Tesla perché è domenica. Accosti un attimo sulla destra per piacere. Vada. Un secondo. Volti a destra e vada su quel parcheggio alla sua destra. Ok. Aspettiamo il verde. No, vada. Mi attivo io le sirene. Ma che? Scusami. Dai, vai dall'altra parte. Ma che è sto bullismo? Vai dall'altra parte, richiamami, non qua davanti. Che facevamo, Rosetti? Fermiamo? Sì. Se la 52, 21 operativa, interrogativo? Non scenda dal veicolo. Perché io sono il direttore dell'import, no? Ah, sì. Stavo provando un paio di crafting. Sì. E ho fatto un taser. Me lo potete togliere? Rosetti, mettilo dentro la cassetta di sicurezza, dentro al portabagagli. Ok. Ma noi sinceramente l'abbiamo fermata perché ha superato il limite di velocità consentito dentro di qui, in città. Ma un tiazzo su un'accelerata. Insomma, limite 50, ma stava a fa 80. Della 2 è stato pubblicato operatore in servizio cittadino. Allora, un secondo. Te. Fortunatamente, ecco. Con il nostro mercurio, che abbiamo il radar sia davanti che dietro. Lo so, ero anch'io nella polizia prima. Penitenziaria, però. Un bel po' di tempo fa. E niente. Documento? Sì, A questo punto mi dà patente il libretto e assicurazione. Ci pensi tu, se io faccio la multa per eccesso di velocità, aspetti che prendo F per me. Ah sì, un attimo, stai sono tomato okay. In serie, se allora un attimo che faccio eccesso di velocità. Ti dico già che sono a 3 punti sulla patente. Ma dai, possiamo evitare. Guardi, se mi fa una firmettina qui. Va bene. Di sotto, aspetti che gli do la penna. Ok, grazie. Ok, Tommaso Vizzeri, perfetto. Grazie. Adesso le pago, va bene PayPal per la fattura? Sì, basta me la paga. Bonifico, con contrassegno. Ok. In realtà le multe non si pagano via PayPal, si pagano. No, si pagano dopo con un banking oppure col bollettino postale. Non è vabbè, dettagli. Comunque signore, sono 3 punti sulla patente. Per forza. Siamo noi in ospedale, Sara. No, li avevo da San Lorenzo, qui. Dovete tagliarli per forza. Perfetto. Sì, purtroppo siamo sì. Siamo in ospedale, c'è un po' di gente, siamo anche noi, va? Va bene. Allora, senti, ti prendo i documenti. Ti prendo i documenti guidare così. Guidare piano è importante, signore. Guarda, gli do i documenti. Cosa? Guidare piano è importante. Lo so. Soprattutto se c'è una testa, ma soprattutto perché la gente non si sente... Lei sta passando, quindi può investire in una persona. Soprattutto se lei ha una Tesla. Rosetti è molto. Stia attento. Va bene, puoi andare. Grazie mille. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Succede Messina. Rosetti? Niente di che, due ragazzi che disturbano e fanno i cazzi loro. Mi si è attivato il freno a mano, come si toglie? M. E il Cruis? M. E non parte. M? No, ne parte. La porta maggiore termina ferma.
Andiamo all'import. Tanto sta mangiando parmigiana ancora di lui. Ma bella come fa? Ma non si può togliere, per forza lo dovete fare. Certo, mica so i ristoranti qua. Gli sconticidi. Ma poi gli dico. No, mica siamo un coso al supermercato, anzi, che fa? Tolgo quando gli dico. Ma sta molto attento perché c'è una Tesla lei. Cioè, non si sente quando passa. Quindi deve stare molto attento. No, è come quando vai sui supermercati, dici netto il prosciutto, ti fanno netto e quasi netto 100, ti dico che fai, lo tolgo? No, tanto ormai il bagno uguale. Andiamo un attimo a lascia, fa un controllo. Andiamo. Mi raccomando, non buttare qualche cosa alla parmigiana. Mi dà la 52, richiediamo una pattuglia su una pontina, visto che stanno passando varie macchine ad alta velocità. Arriviamo. No, di che ci va la porta maggiore, Rosetti. Ragazzi, ci va la porta maggiore, arriviamo. Una Tesla bianca sta entrando in città, ragazzi. Ripeto, è dietro di voi la Tesla bianca, ragazzi, con la Seat. La Tesla va in versione. Abbiamo capito. Posizione, ragazzi. Dietro di voi. C'è una pattuglia. Si è fermata? Si è affossata. Ho tagliato strano. Se si è affossata. La due torna indietro e finito. Di che? Ci sono due pattuglie. Ragazzi, quante pattuglie ci sono sul posto? Due, ma ci sono tre veicoli. Vabbè, allora ne ha fatto loro. Vabbè, gliel'ho fatta anche da solo, io dalla parte maggiore e non veniamo più. Ma scusa. La San Lorenzo si reca al nord. E... Sì. Ma anche noi potevamo andare al nord. Tu stai mangiando la parmigiana, se no potremmo. No, io ci sono sempre lo stesso. No, lo so, potremmo prendere un attimo le moto. Matteo, io mi trovo veramente male con le moto. Aspetta, che dici? Però... Non mi sento sicuro. Lo so. Se possiamo, io eviterei, però se vuoi, per la decisione tua. No, se ti senti sicuro tu no. No, perché rispetto alla macchina... Lo so. Siamo staccati. Poi, se fanno un inseguimento ci sparano in 5 secondi e ci seccano in 5 secondi. Ci sperorano e noi vogliamo. No, ma tanto è solamente per città la moto. Lo so, ma se capita in città. Signore? Perché? Perché c'è una maschera? Cosa? Salve! Perché c'ha. Perché c'ha la bandana davanti alla faccia? Beh. Signore, per favore, se la può togliere, grazie. Potrebbe togliere, sì, la maschera, sì, la bendana. Vestirsi meno... È svanire in entro della città, altissima velocità. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Metti un attimo... Sirene, ha detto Tesla nera. Ecco. Non fermata? Oh, questo qua davanti. Quella porta maggiore ce l'abbiamo davanti a noi, la Tesla nera. Sapete la targa? Negativo, no, troppo veloce. Rock. Adesso la fermiamo comunque. 77 km all'ora. Accosti per piacere, sulla destra. Vada. Alla prossima avanti. No, vada a destra. Vada a destra. Comunque adesso la che questa c'ha qualche problema alle batterie. La porta maggiore effettua un fermo a Pescaroma. Vai, scendi. Spenga il veicolo, grazie. Porta qui San Lorenzo. Aspetta. Avanti. È che elettrica non si sente. Salve. Buonasera. Buonasera. Dove siete? Chiudiamo l'ingresso della portina per l'incidente. Salve. Mi potrebbe fornire patente libretto? Di nord,
Ciao Matte. Ciao Ricca. Quando abbiamo finito. Ma ascolta, ma alla fine la... te la sei comprata sta macchina? No. Tu me la dai. Dai, e vieni, andiamo al concessionario dopo. Buonasera, allora. Vedete Ferrari? La, non lo so, ma ha fermato lei, che succede? Chiede a me. Va. No, sta un attimo occupato, signore, innanzitutto abbassa la voce. Mi sta parlando con me. Allora, intanto mi dà patente, libretto e assicurazione. Sì, ho già dato. Riccardo, dallo da lui, Ridario. Sì, dallo, aspetti, venga. Non posso. L'utente è pronto a intervenire patente, in caso con unità celere. Libretto e assicurazione, tutto. Vale. Riccardo, dico tu. Secondo me servono solamente 50k. Se vuoi far regalo quello del Ferrari. A me Liban. 100. 100? 100. Perché dopo la Serrano non l'ha presa più la Ferrari tua. Te. Grazie. Io i soldi della Serrano gliel'ho ridati e sto a posto. Ma che stai a fare? No, l'altro ieri è un discorso lungo. Cioè, è tranquillo, non ti preoccupare. Ma lei è pure che signore. La faccia più nera è una macchina così non riconoscibile. Guarda, perché? Guarda, Rosetti, ti spiego davanti a lui. L'altro ieri, lui c'ha una Ferrari che non lo utilizza. Vuole regalarla a me. Però la Serrano si è messa a avere mezzo, voleva lei. Allora, la Serrano mi ha dato 25.000 euro. Come diciamo... per sì, va bene, va bene. Disturbo. Dopo io il queste sono cose vostre. Quindi esatto. Piano. Vai. Ciao buonasera. Riccardo, grazie. Ciao. Cari. Porta maggiore, termina il fermo. Ah, niente, Mario. Per il momento niente, abbiamo inseguito 4 qui, 5 macchine. Sarà 2, torniamo in questura per cambio di veicolo, prendiamo un veicolo leggermente. Allora, Rosetti, ti spiego velocemente, non so se mi hai capito. La, l'altro ieri Riccardo, prima che veniva sbattuto fuori la polizia, sì. Voleva regalarmi da me un Ferrari o il Lamborghini, sì. Perché c'era Ferrante, capito? Ferrante, nome in codice, sì, della vabbè, Tex. Sì, vabbè, capito. No, voleva... capito. Dopo invece si è messo in mezzo Serrano. Voleva lei e gli ho detto almeno dammi i soldi come disturbo, 25.000 euro. Dopo Ferrari ne ha dato più e mi ha tocco tardare neanche i soldi. Va bene. Mi sono rimasto senza niente. No, ti preoccupare, non sono corrotto. Per corrompere a me ci vuole parecchio. Anzi no, forse ci vuole poco, se qualcuno mi corrompe con una teglia di lasagne da 6 persone la mangio tutta io. O la parmigiana con le melanzane. Quindi se tu mi vuoi dare la parmigiana, io sono disposto. Guarda Nimitz, c'eravamo 5 secondi fa perché per un fermo, il garage è tutto tranquillo. Adesso si è aperto il concessionario, Andrea ci deve andare. No, è chiuso. Non saranno state 2 persone. È chiuso. Fatti via tutti. Affermativo. Ci ho avuto tante con gli occhi aperti in centrale. Che adesso Federica non è live, se no ve lo diceva anche lei. Volevo prendere sto Ferrari a tutti i costi. Cioè a tutti i costi. Io ho detto ma. Che c'è Vertex che è diciamo un caro amico mio di qui dentro al server. Ma ha detto dammi una macchina, ha detto noi intanto guadagniamo bene su. Sulla lavorazione delle pietre, questi di qui. Hai detto sì, ma anche 15.000 euro ho fatto, tanto. Ma che te regalamo una macchina? E dopo è arrivato anche questo ragazzo di qui, Riccardo. Ha detto dai, te regalo il Ferrari. Ha detto tanto dice che non mi frega niente di soldi. Tanto te regalo volentieri. Forte Bracci pregiudicato, eh. Sono Forte Bracci, Ciaruccio, no, Brizzo, no, mi compro un Mercedes classe C. Sequestro, poi ci portiamo al centrale. Centrale. Sì, state in disparte, pronti a intervenire. Dopo invece è capitata Federica, che lei non è live, ripeto. Si è messa di mezzo, voleva lei. Unità in attesa in questura, ci ritiriamo tutti in questura, pronti a intervenire col cielo se necessario. Centrale. La 2 torna in questura. Lorenzo ritorna in questura. Quindi a Federica sono rimasto. Voleva lei a tutti i costi il Ferrari, io ho detto almeno dammi 20.000 euro. Un no, io c'ho più le porte. Qui c'è la torcia. No, pieno porco, dentro il baule. Prendo il baule.
Magari va. Lampeggiante. Come Messi? 52, tu sei l'unico che rimane in zona centrale, parere. Dica Messina. No, no, c'è un lampeggianti? No, 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 sto prendendo con lei. Castambriaco, lascialo. Non è serata. Tutto fatto. Scusa, ah, ci vado. Non c'ho voglia proprio di continuare. Ma chi è il proprietario? John Padre? No, non è live, sta in giro in pattuglia Andre. 1-0, porta. In questura. Preparati, vestiti di celere. Celere sarebbe uovi, perché non ho no, quello per manganelli. È tipo farmi vedere l'outfit. Lo faccio vedere. Come mangiamo questo invernale? Cosa? Invernale? Nox. 52. Sì, avanti. Dati una buona scoperta a zona garage voi. Copiato dalla vabbè, 52. Oh, moglie futuro e moglie fa. Poi dopo si fa. Però ragazzi si fa così. Vestiti da uopi. Matte, tu hai la divisa salvata del, del celere? Uopi, uopi, sì. Uopi, ma, dai i numeri ragazzi. Allora, per tutti, chi vuole le taglie ce l'ho io di qui. Venite pure. Arrivo, arrivo. Dalla 52... Non lo so. Dalla 52 abbiamo terminato il sequestro, ci portiamo in zona garage centrale, in attesa. Commissario, qui Messina. Questura. Perfetto, aspetto lì. Oh, sei tu? Oh. Aspetta che... Lei, sì, lui. So io, aspetta. Scusi, scusi. Beh, ci mancherà. Oh, mi fai un attimo il tuo. Mi dici tutti i numeri tu? Aspetta, però voglio il tuo. Ah, no, no, tengo. Vai, dimmi tutti i numeri per favore. Torso 1, 12. Sta iniziando ad arrivare in movimento, ragazzi. Veloci, veloci. 12. Ok. Ok, braccia 3. Preparate due deli o Renegade? Braccia 3. Torso 2. Vai, io prendo il Renegade. Dalla. Salve. La 52 al centrale è tutto tranquillo per ora. Ci sono solo dei soggetti a piedi. Ok, manteniamo, siamo adesso in preallerta qui in questura. Diamo 10 minuti avanti. Qui e poi vediamo di tornare in pattuglia. Tutti in riga. Tutti celerini davanti a Lazio, forza. Ma se qualcuno fa un Twitter raduno al garage? Non lo so. Prendi il deli. Posso? Sì, posso prendere. Non mi cambia niente. Perché diciamo io so, ero un altro in grado e andavo più che altro con... Infatti non ho capito come mai... Vabbè, tutti sti deli. Vediamo un po' come dentro. Ok. Nimitz, due deli e un Renegade pronti operativi. Ok, tutti qua lati, forse. Un attimo solo, sto facendo questi sentieri e usciamo. No, l'unica cosa che... Cioè, è... sì, è bello l'estetica, Andre, però l'unica cosa che... hanno leggermente sbagliato, che adesso forse io faccio notare sinceramente, sembra che hanno caricato più sul posteriore che l'anteriore. Vedi, sembra che è sempre carico. Messina, dai il permesso a prendere uno scudo antisommossa? Cosa? Mi dai il permesso di prendere uno scudo antisommossa? È sempre carico. No. Sembra che ci carichi io i bancali quando vado a scaricare. Clara, ci vado due, situazione? Stiamo fermando un signore con la bicicletta. No, no, ma situazione è grave, sono pulito, pulito. Ci sono solo delle persone appiedate. Vabbè, prendiamo come addestramento per il celerino questo, eh.
spero. Andare live, volevo farle io sinceramente, ragazzi, cioè per chi lo sa, tipo Mario, Andrea, volevo fare live, o anche per il resto chi è live, volevo cercare di fare un piccolo programma per, ecco, tra il, diciamo, lunedì, mercoledì e venerdì, compreso se non ce la fa il sabato, più o meno la sera, perché tanto il sabato sera sul tardi è difficile che esco, o la domenica, adesso vediamo, però purtroppo fino al 15 di ogni mese c'è un sacco di lavoro. Commissario, e il 99% non ci riesco mai a fare sti programmi. No, perché c'è la pistola. Qualche... Prova a toglierti il gap, perché? Ne tolgo il gap. Aspetta. No? Però rimango senza. Anime, se stavo aspettando fuori io. Vatti a mettere le divise che c'hanno loro con le maniche corte. Non queste. Aspetta, un attimo solo. Falta, si tenenti come le lumache. Falta, collega, mi dà le taglie della sua divisa? Prendi per esempio questi. E 25. Vatti a mettere la divisa della corte, ma te. Eh sì, se non mi danno la taglia. Ci sta il dentro dove ci sta la taglia, vai dentro. Beh, non lo so perché l'ho preso... È la divisa box. Oh. Lo so, dimmi il numero. Non lo so. Ma il casco deve essere blu? Sì. Deve essere blu. Non c'è quello celeste per testare i tanti. Come si lampa il casco? Mi servono le taglie, ragazzi, se mi date i numeri. Io non ho capito bene ancora quali sono i pantaloni, veramente. Se sono quelli devono essere neri, non l'ho capito. Ho messo allora, i pantaloni, io ho messo quelli lì dalla polizia perché è un'altra vita. 25. 25 pantaloni 1. Ok, perfetto. Tutto pulito. Allora teoricamente dovrebbe bastare. Ah, t-shirt 15 0. Torso 1 12 10. Perché però dopo di non ho i soldi, grado. Porca. Aspetta che vedo se trovo il manganello perché mi sa che non ce l'ho. I manganelli ci sono, interrogativo? Ancora? Ci sono anche i carabinieri. Oh, Rosetti, ma scusa, ma tocca a me, quella che c'hanno Nimitz, ma scusa, io... Insieme alla finanza, perché stiamo facendo un interpost. I pantaloni e la maglietta della volante, devi metterti. No, vai con questa, Matteo, vai con questa. Va con questa, vai. Cambiatelo direttamente dalla tu, maglietta. Forza, in fila, forza, tutti in fila. Dai. Adesso, forza. Non ho il manganello io. Vabbè, hai la torcia? No. Aspetta. Io c'ho il piede porco. Va buono. Tu sei qua più duro, ma te. Ma non c'è stanne, non c'è stanne. Dammi. Sì, dicono, ma non c'è stanne. Oh, se ne fosse in uno vestito bene. In fila tutti, bene. Forza! Vabbè, ve lo dico io che non sta nessuno. Vabbè, ragazzi. Allora, adesso sono all'estramento perché dobbiamo fare domani. Anche. Allora, domani c'è un evento. Compro Eurotruck. Se ti piacciono i cambi, Mario, adesso cerco di portare anche qualche live se vi piace di Eurotruck. Cerco di portarli. Andremo probabilmente con due daily, quindi due per volta, due o tre. Cerco di portare un po' di live anche qua Eurotruck. A capo ci sono io. Se vi piace anche come idea. E qua altri giochi, adesso vediamo. Voi dovete sempre stare in file compatti, pronti a reginare qualsiasi rivolta. Io sono l'unico che sarò davanti a voi. Appena io voglio colpire il porco, buon giro la visiera fuori manganelli e appena vi do l'ordine commissario caricate. Dalla 52 qui ci sono già i carabinieri, cosa facciamo, lasciamo a loro in caso ci contattano? Date in pattuglia, voi tenete sempre giù per ciao Lordi la visiera.
Bentornato. Comunque ragazzi, Cellerini stanno senza maschera. Bentornato anche dal mare, dice. Poi il cappello qua a sinistra. No, no, Cellerini sta con la maschera a casa mia. Anche a casa mia. Mi raccomando, il vestiario è questo. Prendete il numero che c'ha lui, che c'ha Miguel, fatevi dare i numeri e salvatevi la suddivisa. Ok? Chi è Miguel? Anzi, Miguel, fai una cosa. Sì. Tu dai i numeri. Metti sì. I numeri sul chat polizia. Perfetto, vado subito. Ok. Ora tutti, scusate se vi ho chiamato così, ma c'era una rivolta, probabilmente allora ho potuto allertarvi. Buono. Adesso tutti in pattuglia ordinaria, quel pattuglio si mette qui prima, forza. Sì, perché? E quindi perché siamo vestiti? Era solo, perché c'era, ha scritto, dovevo fare un assemblamento, ho finito allertare le porte mobili. Ah. Comunque c'è le ring, stanno senza maschera. C'è la ring e non la maschera. Per la vostra sicurezza, per la mia. Vabbè, mi ammazzeranno e spareranno. Vabbè, mamma mia, non puoi immaginare quando sono andato qua dentro a lamentare. Ma perché hai un piede di porco, Matteo? Io perché sono nella stradale e invece che il manganello c'ho il piede di porco. Io mi aggiusto un attimo. Dato che l'import è chiuso, sì. Non è che riesci con tutti i poteri a mettere qualche manganello? Io non posso mettere manganello. Dobbiamo chiedere Ernesto. Sì, sì. Ok, chiediamo Ernesto. Tanto già io ho la lista di fornimento da fare. Niente rivolta. Ok, fa tutti in pattuglia. Ragazzi, vi saluto. Arrivederci. Ciao Samu, buonanotte. Ciao Rosetti, buonanotte. Sì, Nimitz, sono solo. Allora vai con Avril tu. Avril, vieni con me, rimettiamo in garage i due dadi e Renegade. I numeri di taglia per la Vigita Cederini messi sul trappista. A te, Volvo e con lei. Questo è il metro a posto qua. Ok. Vieni, porta maggiore. Già ci è. Non fa rifare tanti sforzi. No, no. Ok. Rimaniamo in città, De Luca. Salute a chi è starmo giù. Porta maggiore, vai al nord tu. E niente. Ricevuto. Un saluto da parte mia alla tua fidanzata. La porta maggiore esce da quest'ora con due operatori a bordo, servizio stradale. Se ti dicono salute, sentito Silvia. La tua fidanzata sta a morire, quindi gli dico saluto per gentilezza. Grazie. Non sono fidanzata, giusto? Almeno. Ah, non lo so, Matteo, che? Almeno così è. Sì, non lo so se sei sposato. No, ancora no. Ma quando madre. Ah, non puoi capire, fuori città mi sento come se fossi adesso. In città, nonostante io non sia in finta. Perché mi sono fatta la peggio mangiata al McDonald's, dico solo questo. Pure. Sì. E fino a poco tempo fa avevo quasi 200.000 euro sul conto grazie a una generosa donazione da parte di qualcuno. Mi posso comprare anche la Tesla se il concessionario fosse aperto. Sì, se il concessionario fosse aperto prenderei anche la macchina. Che alla fine il Ferrari da Riccardo non l'ho preso più. Non immaginavo. Ma hai dato i soldi? No. Vedi, è uscita la polizia, però. A me non sta molto simpatico. Hai detto, vedevi Ferrari, mi ha detto sì, Non te ne sei mai fatto i soldi. Vabbè, ma dati i soldi, ma dato. Quanto? Ma dati i soldi alla fine. Siete dati i soldi del Ferrari, praticamente? No, gli ho chiesto 50k. Del Ferrari ne volevo, tanto che tocca prendere una macchina speciale. Formativo. Quindi si passa poi la Mercedes. La Mercedes che sta ancora da Fast and Furious a sistema. Ma il Fast and Furious non è esploso.
Davvero? Ho sentito un'esplosione qui vicino fuori, signori. Ci provo. Lordi, ci provo. Dai, ci provo. Ho sentito un'esplosione qui nei dintorni. Ok, ricevuto. Ricevuto dalla 52. Ricevuto dalla porta maggiore. Scusa. No, non ti preoccupare, stavo un attimo sul reportage. Ci provo, Lordi, a fare qualche azione. Non ti prometto niente, ma ci provo. Allora, c'è una persona qui fuori che sta parlando in radio, commissario, di fronte alla questura. Controllate. È mascherata. Controllatelo. Volete supporti? Volete supporto interrogativo? C'è già la 52. Apparito. Ah, prendiamo l'iPhone X. Ho detto, ma chi erano questi? Poi li dovevo essere nei carabinieri. Stavo per metterli a inseguire, mi era venuto un colpo. Hanno cambiato i sfondi, hanno rimesso i sfondi lì. Allora, l'ho dimenticata. Ah, questo. Più colorato. Ah, però ora si mette il cruis opposto. Attiva frontale, limite 140, perfetto. Però ho sbagliato, porca miseria. Ho posto. Ah, addirittura non sono passato il Range Rover da Wapi. Dopo mettere pure il cruise. Ti vedo malissimo da te. Allora no. Al suo interno. Non è detta che della Wapi, della... se ti hanno sorpassato probabilmente erano anche delle... no, della stradale, ma non è, cioè, non è detta che era della Wapi. California rosso, bella macchina. Non vedrò già che sia mezzanotte, così mi riprendo la mia BMW M2, scusate. Io no, fino alle 10:30 più o meno, le 11 sto in servizio. Sì. Dopo che non vedo che arrivi sia mezzanotte, così non vale più l'ordinanza per oggi, perché oggi non mi sono potuta spostare neanche in città. Ho solo lavorato oggi. Ma aspetta, mi è salito il dubbio, ma ho messo il cartellino. Non lo so. Vuoi prendere il brevetto di volo? Bella idea, bravo. Tanto ci andavo anch'io a farlo. Brevetto di volo. Notifica dell'ultima ora. Chiunque userà l'app verrà punito. È solo auto funzionale, cioè con i funzionari lampeggianti. No. Ricevuto dalla 02. Ricevuto dalla porta. No, la mia app. Dalla 2 ci facciamo un controllo al distaccamento. Ah sì? Ah, proprio l'hai visti? L'hai visti? No, perché anche ti spiego, anche te mi avevo visto a sorpassarmi più di una volta. Range Rover, Discovery, di questi di qui, l'ho visti a sorpassare, ma erano in divisa normale. O la Renegade in superstrada. Questi... e attendiamo. E attendiamo. Sa che aspetta.
Niente, io ogni tanto rompo qualche vetro, almeno. Ciao Luca, buonanotte, grazie che sei passato anche stasera. Grazie mille. Quando vuoi, basta attivi la campanellina, io sono. Sono qui a fare la live. Ci vediamo, no, non lo so se ci riesco, provo. C'ho un po' di. No, problemi. Però sto facendo anche il trasloco, quindi. Le live dove un attimo tra il lavoro e un po' il trasloco sistema un po' le cose. Se è tutto a posto domani sera sì, faccio la live, faccio. Se no martedì. Comunque cerco di farle programmate le live, almeno così. Bravo Andre, me ne sono scordato. Ciao Andrea, buonanotte. Ah beh, allora stavo a cercare qualcuno sicuramente Lord. Comunque ragazzi, ecco come ha scritto Andrea Gamer. Se... Ciao Brizzo, buonanotte. Grazie mille, sei passato. Anche tu Mario, vai via. Comunque... Sono scusato il macellaio oggi, vabbè. Sì. Ma da un po' che non vedo gente dei macellai. Staranno in ferie. O lavorano la notte perché vabbè, è caldo. Devi dire oggi proprio no. Oggi no. Oggi è domenica e non lavorano, ma penso che più che altro lavorano la domenica, con sto caldo. No, ma lavorano non la sera, caldo, scusa. Più che altro... No, ma più che altro il problema è che... Ah, ok, vai. Oggi per l'ordine... provvede ad un fermo di una ferrari... Comunque se ci riesco. Ciao, Brizzo, buonanotte. Genova. Se ci riesco. Come ha detto Andrea Gamer, per chi volesse c'ho il canale Discord, così almeno rimanete sempre sintonizzati quando faccio le live. Oppure, se volete... Se no, basta che attivate la campanellina se vi piace come porto l'RP. Stasera è stato anche un po' scherzoso, diciamo che per scherza anche. Però se vi piace come porto l'RP, se volete attivate la campanellina così almeno quando vi arriva la notifica di quando parte la live. No, oggi c'è il divieto, l'estate Mario c'è. C'è il divieto. Qui era Porta Maggiore, macellaio tutto pulito, zona Latina. No, adesso che è estate, la domenica c'è proprio il blocco. Solamente quelli qua c'è la frigorifera. Perché hanno la... Hanno i permessi, quando tu vedi sui camion la lettera... La lettera A, quella con la scritta nera, con lo sfondo verde. E anche fa finta tu vedi la A e la D insieme, oppure solamente la A, quello vuol dire che portano alimentari e la D deperibili. Mi si mettono le frecce e va bene. Sì, purtroppo anche quando prendo il touch del telefonino. Infatti ogni tanto mi capita che urto il braccio contro la... Mi riceve? Ah, vabbè. La le macchine di Bitcoin le possiamo sequestrare? Sì. Tipi. No, perché capi, non vorrei avere altri problemi. Se rimani prendi i polli senza permesso dai funzionari. Perfetto. Rimani allievo agente per sempre. E di qui c'è sempre il problema. Mi rimane sempre il moscinino sugli occhi di qui. Che non vedi la città? No, davvero, come ti posso dire, perché la palpebra sinistra dove mi è andato il moscerino aveva scatti. Solo su quel punto c'hanno un sacco di moscerini. Strano. Ti hai fatto una visita oculistica? Sì. Ma è solo su quel punto, C'è un sacco di moscerini e niente. È proprio quel maledetto moscerino che deve entrarti nell'occhio.
bello, Matteo, bel panorama. Bel tramonto. A meno che è tramonto o alba. Fa vedere gli orari. No, è tramonto, è 10:15, ma vabbè. Va a sinistra. Va a sinistra. Oh, non ti prego, un concessionario c'è in città, ti prego. Come mai hanno messo il quadrante della macchina così? Diciamo che un po' richiama il decreto 2.0, non so se intendi. Sì. Nel decreto io non c'ero. Bello. No, tu no, ma è più bello così, mi piace. Sì, sì, io nel decreto 2.0 non c'ero perché sono entrata inizio decreto 3.0. Però... No, io sono entrata 2 settimane dopo il sindaco Sotoretto e il nuovo sindaco Claudio. Complimenti a lui. Vabbè, era immaginabile che si sia letto. Non ho capito che ha detto. Ha detto che è stato eletto il sindaco Claudio. È stato eletto il sindaco Claudio. Ok. Tranquillo Lordi, non ti preoccupa. Sì, sto usando ancora la tua mod grafica, Andre. Sto usando. Poi ho cambiato la scheda grafica. Non ho fatto una cosa eccezionale, Andre. O per chi c'è capisce di guida PC. Sono passato da 1050 Ti da 4 giga. Ho fatto una... Mille... Ciao Francesco, grazie che è The Lost. Ho fatto... Usata, però è nuova, cioè è uno spettacolo, tenuta veramente benissimo, pagata anche poco. Ripeto, non ho fatto neanche un upgrade eclatante, cioè non è che sono passato da 1050 Ti a una 1660, una 2070 per esempio. Ho preso una 1060 6 giga doppia ventola. Diciamo che gli FPS sono aumentati sugli altri giochi abbastanza da come era prima il gioco. Ecco, gli hanno dato più. Mi sono preso un infarto. Come fuori città mi fanno prendere gli infarti, niente. Basta che quando guidi ti fermi. No, no, niente, i miei genitori fuori città che entrano in stanza e... Ciao Francesco, chi guida Serrano? La privacy non esiste. Serrano mi guida per la Federica. Per finire la pena. Quindi sono passato, ecco, ripeto, sono passato da 1060 6 giga e da 4 giga 6 giga ci sono quei due in più che dovrebbero aiutarmi per il momento, per andare avanti più di 2-3 mesi spero, ma fino a gennaio ci dovrei andare avanti. No, fa guida Federica Bianco, che mi frega. Ecco, vuole dire che guida bene, invece andavamo addosso. Collega, stia attenta. Che c'è? No, visto che ha sbandato leggermente sulla destra. Ma no, non ci ho fatto caso. Sinceramente. No, sta attento Francesco. Basta, ora metti il cruise a 70 così. 80, oh. Così siamo contenti. Ma basta. Una volta involontariamente ho messo il cruise da ferma e non mi partiva la macchina. Dicevo, ma perché non mi parte la macchina? Perché ha messo, perché ha messo il freno a mano. Questa c'ha il freno a mano elettrico, se tu... No, non questa, mi era capitato nella mia macchina di aver messo il cruise a zero, proprio da ferma. Ah! E dicevo, ma perché non mi parte l'auto? Ora, chi è? Guarda, non si vedono le corna, Bianco. Quindi comunque ti è. Tecnicamente dovremmo usare... No, mi dissocio. Mi dissocio, Riccardo. Francesco, scusa. Visti, c'è ragione, tra leggere. No, mi dissocio Francesco. C'è il detto, però... Di solito, no, scusami, non si multa... Mica. Ragazzi della 52, guardate che se siete in 3, uno può venire con me. Buonasera, dirigente. Dirigente, buonasera.
Buonasera a tutti. Diriciando, se vuole posso venire io con lei. Sì, cerchiamo anche di evitare sti... Non è un problema. Ste cose perché adesso non è un disastro se qualcuno legge. Pappa. È abbastanza... No, lo so che era per scherzare Francesco, lo so che per scherzare ci mancherebbe. Però adesso come sta andando il mondo, basta... Ma io non lo utilizzo. Qualcuno forse non la prende più per scherzo. Come? Non lo utilizzo da molto tempo il Fremont. Thank you. Aranzulla. Controllate Twitter, Mr. Aranzulla. Visto, visto. Che questo Aranzulla ha fatto evasione del calcio di Emilia. Dove sta? A saperlo. E ha fatto evasione, non so dove, non so più dove si nasconde. Ah sì, tanto stacco di qui. Sì. No, no Rosetti, non mi chiama la Croce Rossa. Qua c'è ora il lavaggio. Sto tranquillo, che la Federica guida bene. Di qui c'è il lavaggio? Lavaggio piede. Inteso lavaggio piede. Teoricamente non ci dovrebbe essere nessuno. Qui c'è animatori, non c'è nessuno. Sì, è strano che sia aperto. Vabbè. Se gli si è rotto il cancello, non c'è una pacca nel cancello. Di solito ci sono tutte e due le sbarre. Ma boh. Credo di sì. Guarda l'ultima chiamata. È appena in corso. Appena in corso l'ultima chiamata. Chi ci va? Noi siamo a un chilometro. 52 converge. Carabinieri a Polizia di Stato. Avanti. Una norma è a un chilometro dalla rapina in corso al Buono come il Kinder. Voi a quanti chilometri state interrogativo? Qui da ora siamo a 200 metri. Decida lei, commissario, se no torniamo in questura. Sì, l'ho visto, già utilizzato il lavaggio a mano. Due contro due, no? Noi dalla 52 siamo. Cioè più che altro lavaggio a mano, ma entri, suoni il clacson e te parli. Basta una pattuglia, ragazzi. Siamo sul posto, Zara. Affermativa, intervenite voi, Zara. Sapranno come seguire una rapina? Solamente il più alto in grado di due devono, deve fare... Se c'è Gallardo lo fa. Mi confermate che non possiamo utilizzare armi pesanti ma solamente armi di basso calibro, interrogativo? Voi agenti avete il permesso di usare l'M12, eh? Lo so, però lo possiamo utilizzare al negozietto? Affermativo. Perfetto, lo montiamo. Io spero che... Spero che sanno quello che fanno, perché se no sì, lo sanno anche per regolamento cittadino lo devono sapere, quindi. No, spero lo sanno che uno le rimane in copertura col PM12 carico e quell'altro su o a spalla. Sì, penso che lo sanno, non sarebbero più. Zara, mi controllate un veicolo parcheggiato qui fuori targato Imola Firenze Empoli 898. Aspetta. Il numero ripeti? 898. Ci guardi tu? Otto nove otto mi sembra, l'avevi sentito. Qui dalla 11 stiamo aspettando il fermo di una... Manca una moto. Della Roster di Zeri Tommaso. Si vede male? Allora... Davvero? Qui dalla... Forza maggiore, per quanto riguarda il veicolo, è una Tesla Roadster intestata a Rizzeri Tommaso. Perfetto. Ma io che sono allievo posso avere nelle tasche le M12? No, tu non c'hai il permesso Bresciani. Finché sei allievo niente PM12, solo pistola. Serrano, se vuoi io ho il numero di Rizzeri Tommaso, lo provo a chiamare per vedere se risponde. Solamente pistola, manganello e... Dovete adattare, portiamo il radio 2. Taser, basta. Torcia, giustamente. Negativo, non lo chiamare, capite?
Poi il PM12, sì, tu guidi i medici sulle tasche. PM12 sempre smontato, scarico giustamente, sotto al sedile del passeggero o del lato guida. Vediamo ora. Sempre di lì. Una volta che ti serve, lo prendi dal sedile, lo rimonti, carichi e ce l'hai. Però finché sei allievo non puoi utilizzarlo. Ripetere? Parla. Mentre loro contrattano, lo telefono. Ah, beh, bel viaggetto, Lordi. Copiato? Una brindisi a Todino. Osservativo, ma non fate niente, non rischiamo. Dimmi, Matteo, scusami. Vogliamo fare... Dimmi. Fa... Quante pattuglie, visto che tu sei il capo ufficio, quante pattuglie siamo in servizio? Come si smonta? Si smonta con. Guarda, F7 mi compare di sotto smontarmi. E poi. Che è successo? Sto qua. No? Ecco. Signore, tutto a posto. Salve. Tutto a posto è una parola. Vuoi dare un passaggio? Purtroppo non possiamo. Purtroppo no, non siamo. Non arrivano. È passato un taxi poco fa. Oh cavolo, ho fatto la chiamata. Attenda qui sulla banchina, mi raccomando. Si mette in mezzo alla strada perché la stavo per prendere. Ah, ok. Quindi si mette gentilmente di lato. Arrivederci. Ma? Che sei lì che sta? No, ma per poco non lo riusciamo. Fortuna. Guarda, nonostante tutto i miei ormoni, le mie cose. Comunque ecco Francesco, premendo il tasto F7 ti dice però... smonta. Smonta l'arma. Va bene. Che bel tweet. L'ultimo tweet? Affermati. Il viaggio in 2 giorni. Maiale, tantissimo, Ti conviene prendere in un train veramente, sì. Io il 16 agosto me ne vado, te ne vai? Vado un attimo in quest'ora. Ma certo, no, che rimane anche tu, Andre, andrà in vacanza, no? Vero, qualcuno Bianca? Che gli dice che è un bravo ragazzo. Ok. Ma andrà in ferie, no? Vero, Bianco, che va in ferie? Andrea parte subito un quinta, va via da Fayem, dal server di qui. Ah, va in Trentino, se... bel fresco, invece che andare al mare, sta vicino. Ciao Leandro, che è successo? Che non parlo? E non parla? No, niente, Bruno mi risponde, strano. Ma in questura? Sì, un attimino. Sì, ma se l'hai impalato o sbaglio? No, sinceramente anch'io avrei capito, leggendo la sua scena anch'io. Sinceramente anch'io avrei capito la stessa cosa leggendo quello che ha scritto Bianco, che il 16 me ne vado, ma penso che vada in ferie, penso, perché la 52 ritorno in questura. Sì, prendiamo un attimo il Fremont. Vedi, va in ferie. Vanferi. Agente Boretti c'è al servizio, ma servizio a tutti. Assistente Ferri smontante, buona serata a tutti, buonanotte. Buonanotte. Arrivederci. Boretto. Prendiamo da un po' che prendiamo il Fremont. Prendiamo... Io sono totalmente a piedi. Prendiamo il Fremont. Avanti carabinieri. Siamo all'inseguimento di una Tesla Model S, altezza Golf Club, direzione Import. No, niente.
Ricevuto, una pattuglia sta convergendo. Ricevuto, necessitiamo di immediato supporto. Il veicolo è veloce, sta fuggendo ad alte velocità. Posizione vai, attuale vai, vai. Verso l'Aci, zona import. Niente sirene. Meglio sul posto, Ha girato verso il centrale, quasi centro impieghi. Dritta. La porta maggiore è al centrale. Ha girato a sinistra verso il concessionario. Strada da quasi al concessionario, negozio vestiti. La Tesla di che colore è? Model S bianca. No, non c'ho sti problemi. Taxi. Strada a destra, sta quasi sulla Salaria. Io c'ho la live attiva, ragazzi, la vedo abbastanza bene, davvero. Ditemi voi, ma io la vedo abbastanza bene. Ospedale, il veicolo è in panne. Veicolo in panne. Ospedale. Va a destra. CRA, contromano. Armato il veicolo. Sinistra. Sai che Damien è diventato appuntato? Sì. Sinistra. Sparano. Matteo, fammi prendere la pistola. Mettina direttamente dalla rapina. C'è il dirigente. Uccisi. Tutti e tre abbattuti. Posizione, posizione. Ragazzi, noi qua non è che stiamo giocando a mano al centro ospedale. Ragazzi, siamo in una rapina con un ostaggio. Non stiamo giocando a Minecraft. Il dirigente c'è, per favore? Sì, ma siamo già in urgenza con un altro inseguimento. Spostatevi di radio se... No, mi serve proprio lei. Chiedono 20.000 euro per l'ostaggio. Perché te li devo da lì? Scusate, che mi li deve dare? Carabinieri, interrogativa sulla posizione della sparatoria. Tesa bianca. Oh, a tesa bianca. Abbiamo abbattuto tutti e tre i soggetti esattamente davanti all'ospedale, sulla discesa del CRA in contromano. Del CTA? Che cazzo è il CTA? È GRA, è GRA. GRA, va... non CRA. Va a destra, in contromano. Va a destra, va a destra, va a destra. Ah, di... Eccoli, parte, eccoli. Sono... Scusami il termine, però sento che non mi capisco, non capisco. CRA scritto. Carabinieri, per favore, mantenete la posizione perché non abbiamo non abbiamo ben capito in quale discesa del gradiente. Occhio. Oddio. Ascolta, vicino all'ospedale era quell'altra. Polvo, tornate indietro. Era quell'altra, era quell'altra. Occhio, c'è un'altra pattuglia nostra. Ma che cazzo sono? Eccoli. Che cazzo? Olimpia. Certe volte ci pagano un po' poco troppo, Poco, volevo dire. È successo a te? La sparatoria, i colleghi carabinieri hanno seguito questi, credo hanno aperto il fuoco questi. Erano i soggetti che hanno aperto il fuoco? Mm-hmm. Stavamo scendendo e hanno iniziato ad aprire il fuoco. La siamo vista abbastanza brutta. Okay. Siete feriti, colleghi? State tutti a posto? Dai, nel senso che... È andato tutto bene. Va bene. Ok, perfetto. Perfetto. Lapo. Mani in alto. Alzi le mani. Anche lei, alzi le mani. Alzi le mani. Guardi. Colleghi, potete spegnere lampeggiante della macchina. Ah, scusi. Fermo,
piano piano. Ok, metta questo qua. Mani in alto cortesemente. Non ci riesco. Vabbè, allora faccio piano, faccio piano. Piano però, non forte. Sto facendo piano, sì, però. Mamma mia, da qui si scuola la pistola. Porca miseria. Li ho presi tutti. Ciao Andre, buonanotte. Buonanotte. L'ambulanza è aperta. Ma che sta succedendo? Venga qua lei, venga lei, qua qua. Quello senza cappello, venga qua. Qua 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 qua. Lei ha bisogno di cure? Credo proprio di sì, dopo la sparatoria. Venga, venga, venga. Ok, con lei. Fermo. Ma era sì. Aspetta, ha qualcosa, vediamo. I limiti mi avete bloccato un attimo la strada. Mischia contro mano. Ciao Francesco, buonanotte. Grazie mille che ti sei passato anche tu stasera. Sono veramente contento che ci diciamo che la famiglia, la piccola famiglia si sta allargando. Il direttore ha detto spegni. Sì, l'ho spenti. Io l'ho spenti i miei. Quelli dell'ambulanza non. Cioè io non posso salire. Ciao canino. Vuoi un incollo? Stasera c'ho anche la mascotte che finché non vado a letto lei non viene a dormire. Vieni su, vuoi vedere quello che faccio. Allora anche ragazzi, adesso li facciamo trasportare in ospedale. Sì, dopo ci guardo Francesco. Dove verranno caricati dai carabinieri. Sì, è una banda sicuro, qualcosa hanno fatto sicuramente. Mettiti giù però. Vieni Matteo, vieni. Andiamo via? Sì, mi blocca la strada. La forza maggiore si reca in ospedale con un soggetto. No, già ce ne abbiamo uno. Tutti e due, metti la cintura alla Ramirez. Fatto. Grazie. Aspetti, la metto a questo. Fatto. Grazie mille. Matteo, vieni nella vieni nella macchina. Dall'altra Matteo, l'altra macchina. Dove è il dirigente? Ah, ecco. Non fa. No. Sono l'ispettore. Ah, ispettore. Ok, bene. 208.000 euro. Sì, per la casa. Oh, santa, per la Madonna, casa. Per la casa. Scappare dalla polizia sparata. Ma io non allora, sono scappato dalla polizia ragazzi, sparata. Il caso fosse i carabinieri, li portiamo in ospedale e poi scortiamo tutti qua in caserma loro. Limiz, tu sei due soggetti nella tua macchina. Sì, qualche due viene con me? Due soggetti qua cosa faccio? Li porto in ospedale? Ah, io... Vai Serena. Laccio la cintura. Caricate sono abbaglia, se non sentono. Se non sentono abbaglia. Dopo chi dico che c'ho un cane in macchina, c'ho. La macchina che è rotta questa. Perfetto. Chi dico che c'ho un canino dentro la macchina, dentro al Volvo? A te. Dimmi. Dovrebbe essere aperto. Sì, aspetta, c'ho. Qua. Collega, gli apro gli sportelli. Vai. C'ho il cane che mi fa dall'albero. Spegni i lampeggianti che sennò non si apre. Ah, aspetta. Cioè, poi tendono a chiudersi. Vai, proviamo. Ok, perfetto. Carabiniere, polizia in stato. Avanti. I soggetti sono stati portati in ospedale. È partito dall'albero. Il dirigente mi riceve? Ricevuto, grazie. Allora, l'obiettivo affatto è andato a buon fine, l'ortaggio è stato, abbiamo lasciato i soldi, adesso... Tanto, è una manettata.
Prego, se qua il collega vada dentro. Insomma, la discrezione è vostra, dovete decidere voi. Va bene. Ma lei è finito... Ok, perfetto. Sì, ragazzi, la nostra dimessa è stato diciamo per sparatoria. Ammessi, cerchiamo di aprire il fuoco meno possibile, a meno che non ce l'aprano loro contro di noi, ma insomma. Mi è partito l'allarme, mi è partito, non posso dire che c'è un canino dentro al Volvo, se no mi dicono ma... ci sta un ufficiale qua, aspetta. Scusi, agente. Dica. C'è il questore o il vice dirigente? Ci dovrebbe essere il dirigente... Ce lo potete portare un attimo qua, cortesemente? Giusto un attimino. Io volevo parlare un attimo. Il dirigente? Davanti. Scusi, agente, mi conferma che i soggetti sono stati colpiti con colpi d'arma da fuoco perché sono arrivati sul posto ed erano feriti? Sì, hanno aperto il fuoco ai colleghi dei carabinieri, i carabinieri hanno risposto al fuoco. Serrano, tu rimani qui con me. Sì, aspetta, vado a vedere il cambio. Ah no, vai. Ma guardi, sinceramente a noi è stato chiesto così dai carabinieri sotto direttive vostre, a quanto ci è stato detto. I carabinieri avevano detto invece che di caricare l'ambulanza, così ci è stato riferito a loro che hanno detto caricate l'ambulanza, però per questo non abbiamo capito nulla noi. Cioè, non ho capito, vabbè, no, c'era anche il generale, se non ero, insomma, almeno l'ho incrociato. Sta di fatto che comunque adesso sono dentro tutti e tre, sbaglio sì, o sono... No, c'ha ragione, però intendo, prossima volta, semmai, scortateci in ambulanza. Sì, piuttosto, ripeto, a noi è stato detto così perché abbiamo visto che non li avete caricati. Eh no, noi stavamo attendendo ci hanno chiesto tutto. Di caricarli, ecco. Vabbè, piccole incongruenze, l'importante è che state bene voi e che stanno bene la cosa. Oh, grazie a voi, ci mancherebbe. Lei sta bene? Mica ferito qualcosa? No, io non ero coinvolto, sono arrivato a posto. Meno male, dai, meno male. Arriviamo. Bene. Io dirigente rimango qui davanti. Sì. Penso con la bici che è la terza volta che... Sì, io comunque rimango qui. Se, sì, stai qua. Ok, andiamo. Rimaniamo operativi davanti. Sì, in caso carabinieri siete a frequenza? Se dovesse arrivare qualcuno. E uno. Facciamo la spremuta, dai. Dove lo portiamo, dirigente? Questura. Questura. Portiamo in camera di sicurezza di sotto. Sì, per forza, sì. Serrano, aspetta, te apro lo sport. Niente, io l'ho buttato io. Uno è stato operatore. Ho aperto io. Vabbè, l'altra invece è la tipa. Salve dottore. Madonna che casino. Metti il giubbotto sopra la maglia. Agente, ma dica. Non voglio fare del pignolo, ma cosa è successo? C'è stata una sparatoria. Ah, infatti avevo sentito i proiettili. C'è stata una sparatoria, i ragazzi hanno aperto il fuoco contro i colleghi dei carabinieri. Questi ragazzi qua sì. In maglietta gialla? Sì. Ai. Sì. Bella iaiaia, vengono a fare un bel giretto con noi in questura e poi mi sa che vanno a fare una piccola vacanza alle Bibbia. No, che un giubbotto alla fine diciamo, adesso non c'è nessuno dei miei colleghi, quindi rimango. Aspetta. Ragazzi, è stata abusata da terza persona. Sappiate che vi faccio richiamare. Ah beh, se questi stanno rapina e abusano da terza persona mi incazzerei anch'io, perché in terza persona quando gli prendo la pistola così proprio vedi il... Ok, attenzione. Ma ci sta salve, ancora gente. Salve.
E vogliamo far venire un collega con il trasporto del detenuto, dei detenuti, dei soggetti? Ferma lì. Ok. Comunico. Sì. Faccia venire con lei. Ferrari, mi ricevi? Serrano, se puoi vieni fuori anche tu, così siamo in due. Perfetto, sta partendo. Prima ci voglio parlare un attimo con queste tre persone, voglio capire un attimo. Peugeot. Normale. Sì. Olimpia? Eccomi, non vedo. Vieni. Nonno, vogliamo finire con la posizione di prima che stava intrigando parecchio. Senti meglio comunque? Mi sembra che una volta Mario c'era il noleggio comunque. Credo che c'era il noleggio. Soprattutto gentilmente che tutto sto assembramento. E uno, e due, e tre. E tre. Che sta per arrivare il video. Scusate, gentilmente vi spostate. Guarda, mi è... collega, dov'è il collega? Questo sta dentro la macchina. Fate scendere questo qua, lo carico su dei carabinieri. Che qua ce ne sono tutte e due? Ma te fai scaricare questo che lo carico su dei carabinieri. Ma no, si la carica dentro. Allora, Mirzi, portiamo in su questo. Sì, perfetto. Un attimino che le faccio scendere, guarda. Fai scendere? Scendi a questo. Se gli piacesse, alla città se gli piacesse. Ok. Ma non so. Dirigente? Non c'è sta capi niente. Ma no, mi sembra che una volta c'era Mario. Su Discord c'è il noleggio, mi sembra. Tariffe del noleggio. Però dopodiché non so, hanno state cambiate. Sì, per la divisa dei carabinieri a Mirza. Da portare. Va bene. Per le ambulanze, quanto al rientro in PS? Tanto mi sa che io stacco, qua. Ragazzi, perché tanto sono le 11 meno un quarto più o meno. Non c'è la pasta. Stacco. Guarda, ci butto la pasta così. Adesso finiamo stazione. È bloccata? Va bene. Ma simpatico Ranzulla. Abbastanza. No, questo mappa l'ho scassato. Ma tre quarti. E tu mi metto la signorina? Ma se lo becco. La signorina dove la metto, gentile? O la appoggiamo, mettiamo un attimo. Sì, che appoggia, mica non già. L'appoggio. Mi dissocio da quello che ha detto il collega dei carabinieri. Ma che ho detto io? No, lei, collega. L'appoggia, mica non già. Dalla foto che ha fatto, secondo me è da solo. Ma è lo stesso posto in cui stava, no? Sì, è lo stesso che ha messo sto pomeriggio. Da quando comunque non è solo. Da quanto hanno identificato i miei ragazzi, sarebbe l'Alce quella. Tutta per te. Lei è una vergogna. Ce la contieni, inizia? Scusatemi, mo anche con me. Tocca guardarti a vista d'occhio, eh? Non riesci a toglierlo? Prego. Vabbè, preparatevi la scorta, se in arrivo. Il cuore non mi spinga più. Voi in testa e io sto in coda. Sì, ok. The Queen? Dove è Queen? Arriva Danny di Carabinieri. Oddio. Sì, sto andando al day. Vieni qua. Guardate in testa. 2, 3. Arisceni, Serra. Vedi in testa, se questi non hanno l'atta che fuggono. No, oh, limit. Apro io il convoglio, voi state dietro. Bene. Ok, facciamo avanti indietro. Eccoci. Ok. Allora. Dai, Serra, no. Ah, ok, Gigi, io sì, sto aspettando a te. Ah, ok, non avevo capito tronco. Direzione. Ultima pattuglia siamo, eh. Dimmi, in che direzione? Centrale dei carabinieri.
Aspetta, fa parte il Danny. Noi siamo gli ultimi, noi chiudiamo gli ultimi. Passate, passate. No, siamo gli ultimi, andate voi, andate Vai, voi. Andate carabinieri. Noi siamo gli ultimi, andiamo. Aspetta che metto S2 io. Ok, il convoglio è pronto. Tu c'è l'ultima, è chiudere. No, dobbiamo fare McQueen. Ma non Sì, ma non gli taglia la strada così. Quindi se mi vanno avanti. Sta più a dietro possibile. No, Mario, non lascia a metà. Prima faccio il convoglio, finisco stazione. E poi stacco. No, ci mancherebbe. Ma c'è perché tutti non resto sulla stessa unica corsia? Se ne lo tutti non. Ma porca. Così sta, così. Renegade dovrebbe stare sulla sinistra per tenergli a fianco. Vai, sorpassa. Controlliamo questa. Dai, tanto è facilissima per qui la Nimitz. Sì, perché mi taglia la strada. Comunque adesso la prossima inizierebbe a chiudere l'ingresso Tiburtina. Okay. E noi invece chiuderemo l'entrata che è sì, dentro. Sì, tranquillo. Tutte le possibili entrate o uscire. Vai. Vai, sorpassa. Mise di distanza dagli specchietti, sì, te dico. Vai tranquilla, ce l'hai dietro. 50 metri. Ok, noi facciamo ora l'entrata, così poi non possono passare. Certo. Allora, vai fino all'ingresso. Blocca l'ingresso di Cortina. Eccola! Questo. Blocca questa? Qua? Sì. Ok, Nimitz dovrebbe tagliare la strada e chiudere l'ingresso per di là. Sulla destra. Ma è difficile la manovra McQueen? Ma te la sincronizza solamente con chi è con te davanti. No, ma non è difficile sincronizzarsi. Vai. Vai. 2 3 dritto. Non so che fai a scuola. C'è un convoglio, almeno qualcosa succede, se no sempre. Dai, non hai sembrato male sta menata McQueen. Allora voglio sentire una persona di qui dentro che. Come tutti rispetto tantissimo, però ci ho preso, cioè penso ci abbia preso abbastanza confidenza. Se riesco a fare una live con lui per cazzeggiare così, per divertirci, molto volentieri. Se ci riesco. Se lui vuole anche. Dirigente la Nemen. Blocca sta. Avanti, 115. Ci sono due agenti a terra davanti a un negozietto. Bene, è andata a finire male. La rapina è andata a finire male. Convergete. Vai. A 11 convergio. Ah no, la 11. Allora ci pensa la 11. Ci pensa la 11. No, dicevo, se riesco provo a fare qualche live con qualcuno di qui del server. Ci ho preso un po' di confidenza. Se lui è contento. Vai. No, me ne sto andando, sto mettendo tra la macchina. Ah, vado. Buona serata. Convergete in centro, agenti a terra. Vai. Ok, ricevuto.
volta sullo spazio che è stretto quanto non si sa che cosa. Il muro. Stavo per prendere il muro, fratelli. Lo so che sto andando al contrario, crazy. Pardon, me culpa. Sta caserma è piccolissima. Posizione degli agenti a terra? No, no, con Diavolo no, ci parlo tranquillamente anch'io, Andre. No, no, sono, diciamo, cose personali, cioè, se vuoi contatta io personalmente. Con Diavolo già me l'ha detto, quando vuoi facciamo una live insieme. No, semmai era con Lio, avevo gusto fare la live con Lio per divertirci, così, per far cazzeggiare, così, tra... per fare quattro risate insieme, basta, più che altro. Era lì. Avanti 118. Sì, abbiamo bisogno della vostra pattuglia per il centro stradale, cioè da regolare un attimo il traffico e mandiamo la posizione. Vai tu, Matteo, allora. Ok, la porta per l'ultima chiamata. 118 posizione. Inviata, arrivata? Vai, l'ultima chiamata. Se non ci sono arrivata, stiamo arrivando. Sì, se Lio mi dice di sì, sarei molto contentissimo. Guarda, guarda. Devo fare la live con... Ciao Alex! Sera. Ah, vabbè, cambia personaggio. Lio potrebbe cambiare personaggio tranquillamente. Cioè, adesso non so se è possibile che lui poi cambia personaggio tranquillamente. Lo so che hai ricercato. Ah no, cioè lei gli scrivo, se vorrebbe fare una live come per divertirsi, per divertirci basta, per fare quattro risate. Siamo sul posto, abbiamo di proiettile ovunque, nei muri, nelle macchine. Ma dove sei adesso, altezza? Siamo qui praticamente sul locale della buona Comerkinder e per scendere verso il distaccamento dei vigili del fuoco. Serrano? Avanti. Provare città, sono sbalzato fuori dalla macchina. Oh mamma mia, arrivo. E mi sono fatto anche male. È urgente? Mi sono fatto male la gamba. Cazzo, allora. Me la porta maggiore si recca un attimo in ospedale, problemi. Eccola. Guarda, non mi risponde. Come? Perché di solito Nimitz, non so se tu l'hai sentito, ma Nimitz o fa un ricevuto a metà o fa un ricevuto completo? Non lo so. Come, non l'hai mai notato? Nimitz non fa mai. Ciao Gino, grazie del follow, benvenuto. Avrei dovuto andare in ospedale, Reggio. Alex, me la scusa tanto, ma tu chi sei di qui sulla polizia? Mi contatti il 118 e dice che abbiamo due minuti perché per problemi. Sì, certo. E mi fammi tenere la sirena. 118 qui è polizia di stato. Avanti. Siamo la pattuglia che dovrebbe venire in vostro soccorso, però mi devo recare un attimo in ospedale che mi serve una fasciatura alla gamba. Quindi arriviamo due primi. Ma è vero, inviato polizia di stato. Vai Matteo, vai. Sì, vado a mettermi una carta. Ah, dottore? Salve, mi servirebbe una fascia, qualcosa, mi sono fatto male. Okay, venga. Su una gamba. Faccio il cecchino, aspetta. Grazie. Luca. Ah, ecco, infatti mi ricordavo. Scusami tanto, Alex. Ah, la gamba destra sul ginocchio. Sì, ok, riesci a togliersi il pantalone? Sì, favore. Aspetti, c'è un bel taglio, faccio credo. 3 punti. Disinfetta un pochettino. Ah, pizzica. Oh. Pizzica, perfetto. Pizzica. Un po' sì. Ah. Ripetere. Avanti. Niente, va via il dottore, mi cura, va via.
Minchia, mi sono fatto un bel taglio sopra il ginocchio. Ah. Più alto procedo con verificare se sono integrità. Ma il dottore dove va? Copiato, ti aspetto qua. Ah, brucia. Considera che vicende da Torre Grossa. Vado a quest'ultima chiamata, poi stacco. Sei fatto anche tardi. Sulla sua posizione. Nulla, stiamo facendo un giro col collega, adesso siamo dietro al negozio praticamente. K. Aspettiamo che mi finisce le cure. Oh. Mettimi i pantaloni. Ok, oh. Poi c'avevo anche la cintura, c'avevo. Pare in caso che sono sbalzato così. O no? Vabbè, no. Ma come cazzo è che tutti si fanno male in sta città? Vai, Silva. Possiamo andare? Arrivederci. Sì. Arrivederci. Ciao, Vinizza. Mi raccomando, congratulazioni. E digli a Nimitz che si mettono una busta, cazzo. Ciao. Parla, devi chiudere velocemente gli occhi. Mi lascio un'ambulanza qua davanti. Quando sei 118, dici che in due primi... Sì, io l'ho detto. Perfetto. Mi ho preso. Già i due primi hanno fatto tutta la cosa. Eh sì, mi sono fatto un brutto taglio, mi sono fatto. Carabinieri o polizia di stato? Avanti! Non lo so. Interrogativo, mi potete dire le cose che sono state trovate indosso ai tre soggetti? Allora, alla signorina un attimino mi controllo le tasche e mi dico. Alla signorina tira pugni e controlla la strada manico. Allora, due bottiglie di vodka, una pistola calibro 50, un tirapugni, una tanica di benzina, uno switchblade. Ricevuto, grazie. Questo tutto è indosso a sposta? Alla signorina, affermativo. Ricevuto, invece a Schiavone? Ah, Schiavone non ho capito. Non so che è successo, mi sono trovato fuori dalla macchina, stavo a leggere la chat. Le petite invece? Sempre gli altri colleghi. Della polizia? Affermativo. Affermativo, li ho perquisiti io, avevano entrambi delle pistole pesanti, desertico. Nient'altro, interrogativo? Avevano soldi, pane. Buonasera, faccio anche una live che vado a giocare a golf o qualcosa, andiamo a... faccio rientrare anche il mio fratello, faccio rientrare... Comunque radio, cellulare anche alla signorina. Faccio rientrare il mio fratello, faccio rientrare così andiamo un attimo a golf, a fare un po' di sport, golf, qualcosa. Un blackjack e basta. Ok. Bro. Piano Matteo. E mi ha fatto male una domanda. E niente. E niente. Vado a vedere la situazione io. Sì, fai tu i documenti. Mi ha fatto male una domanda, sono sceso troppo presto. No, a te no, gioca il mio fratello. Gli ho dato la mia scheda grafica, sta 1050 Ti, così almeno lui ci può giocare tranquillamente. Madonna, che cosa. Vabbè. Basta. Sì, sì, vada, vada. F5, andiamo a lavoro. Braccio sinistro ferito. Vabbè. Tanto staccavo. Avvisa prima di scendere, sì. No, so bisogno che quando uno si ferma scende subito. Vabbè, tanto stacco, cioè poi fa check-in. Ma chi è che sta in piscina a fagiulli? Vabbè, c'ho un braccio ferito sinistro. Togliamo i guanti che tanto non ci faccio niente, infatti è più bello anche senza guanti.
Lordi, finisce tra 5 minuti più o meno, perché ecco, finiamo stazione di qui. Finiamo. A te. Avanti Nimitz. Dove sei? All'ultima chiamata del 118 per l'incidente stradale. Ti porto il tuo nuovo collega dei pattugli. Sì, Nimitz, tanto io stacco dal servizio adesso. Ah, boh, allora lo lascio ad aprire. Ecco, comincia a svenire. Nimitz, se vuoi portalo qua, così lo lasciamo a Serrano, tu mi riporti in questura, se vuoi. Va bene. Così tanto stacco. Tanto. Allora no. Adesso stacco. No, no, vado a dormire, Lordi. Cioè, non ci vado a fare il check-in. A meno che ne svengo prima, no, sì, vado a fare il check-in. Mi metto un cerotto. Adesso vedo, forse vado anche un attimo all'ospedale, mi faccio. Devo aspettare qui, devo aspettare. 118, polizia di Stato. Avanti. Sì, abbiamo ricevuto dei colpi d'arma da fuoco vicino all'ambulanza. Siamo fermi per strada, vi mando la posizione. Non ti investi in Nimitz, Sì, sì, ci gente, va manca. lei? Sì, andiamo noi. La Messina, qualcuno che può passare a prendere in ospedale? Arrivo io. Ecco che mi chiappa sotto. Oh, Rossetti, ciao Rossetti, buonanotte. Vai a nanna? Andiamo? Come sta la Silvia? Bene. Hai comprato casa? Devo comprare la camera. Aspetta, poi ti aggiungo una cosa. La casa che mia moglie ha voluto che comprassi. Dov'è? Andava a vedere. La tua moglie non ha fermato la macchina, gli ha fatto scendo e E adesso che è scardinato. non mi ha sentito e mi sono strappato, mi sono fatto È vittima questa qua a io. sinistra? Questa bianca? E Sì. quella nostra? Non c'è la Non ti ho detto. possibilità di lasciarmela a me? Dicendolo all'altro? No. Se vuoi, poi te do una parte, do il restante 22.000 che ho ricavato. Ah, ma l'hai venduta? Eh Serve supporto sì. all'ultima. Cosa serve? Supporto all'ultima. Abbiamo due tizi dentro un'ambulanza che hanno sparato dall'interno. Dai. Ancora non sappiamo com'è la situazione. Devo andare a prendere il caldo e poi ti lascio a te. Prende Messina. Vai. Ah, quindi sì, se c'è la possibilità di darmeli, così almeno cioè, I conti li fa mia moglie, li fare con lei. Allora, io scrivo in privato. Allora, ragazzi, io torno in questura e Sì, avanti, commissario. vi Sei a saluto. te? Adesso Cosa? finiamo in questura. A bordo, veloci, fate. Chiamata Grove Street, muoversi ragazzi. Lasciamo il rispettore e poi andiamo a Grove Street. No, devo andare pure io, commissario, mi fa piacere. Converti? Sì, Umberto, le grosse. No, non è Torre Grosso. Ricordo Commissario, l'ultima se chiamata, finiamo un la merda ambulanza è con la arrivato shop. meccanici, uno dei Ok, due è scendete, stato chiedete di scendere dopo e una rimane pistola di comune comunque. Grosso. Ciao Nimitz, buonanotte. Buonanotte. Sì, c'ho un braccio ferito, ma stacco dal servizio. Allora, ragazzi, faccio di qui la chiusura così almeno. Allora.
Ok, ho chiuso tutto. A posto. Ragazzi, grazie mille che siete passati, grazie mille chi si è iscritto stasera. E... ciao Mario, buonanotte a tutti. Spero di rifarla domani sera in un'altra live, se no martedì. Se è tutto a posto, che non so stanco, diciamo. Comunque, mi raccomando, chi se vi piace come porto l'RP, tutto quanto, come, ecco, come gioco è, vi fa piacere, attivate la campanellina oppure entrate nel mio server Discord, così rimanete sempre aggiornati per quando faccio le live. Va bene? E niente, di nuovo buonanotte a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!